Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Sono Giulia Matranga, presidente di AISPA Palermo, Associazione Italiana Studenti di Farmacia. È per me un onore, in quanto studentessa di farmacia dell'Ateneo di Palermo, poter essere qui oggi a presentarvi questo evento che vede come protagonista la figura del farmacista, inserita in un contesto innovativo e altamente sperimentale che è quello della cannabis. Il progetto, in realtà, di cui parleremo quest'oggi, nasce dalla presa visione di un decreto emanato in data 17 gennaio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, che approva le preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico con le linee guida di quelle che è l'utilizzo della stessa e di rimborsabilità a carico del sistema sanitario regionale. Dalla presa di visione, infatti, di tale decreto abbiamo deciso noi studenti e futuri professionisti, quale saremo un domani, che rappresenteranno quella che è la categoria dei farmacisti, abbiamo deciso di approfondire questa tematica, ponendo l'attenzione non soltanto dal punto di vista legislativo, ma anche volendo valutare a 360 gradi quelli che sono gli aspetti terapeutici della stessa e come in questo caso il farmacista entra in gioco in un meccanismo di supporto al paziente in cura con la cannabis terapeutica. E non voglio rubare altro tempo, anche perché gli interventi saranno belli pieni e saranno veramente importanti. E ci tengo a ringraziare la vicepresidente della Commissione Convegni Scientifici, Sabrina Scaturro, e le consiglieri Emanuela Vitale, Emanuela Musacchia, Martina Scarnà, Carola Giordano e Giulia Bellia, tutte studentesse che per l'impegno e la loro determinazione nel portare avanti questo evento hanno realizzato qualcosa di davvero eccezionale. È strabiliante. Inoltre volevo ringraziare i nostri docenti qui presenti, che è il professore La Guardia e il professore Venturella, per la loro presenza qui quest'oggi. È molto importante, in quanto studenti, avere un contatto diretto con quello che è il nostro dipartimento, il dipartimento STEBICEF, e quindi avere un supporto anche da parte dei nostri docenti. Voglio ringraziare inoltre il dottor Nocerino, perché uno degli scopi di AISPA è quello di andare a creare un network con quelle che sono appunto i professionisti del futuro, e il dottor Nocerino rientra perfettamente in quello che è il network, in quanto è uno studente, appunto ex studente, adesso dottore, che non ha operato nel territorio palermitano e né siciliano, però con la quale abbiamo stabilito subito un rapporto davvero eccezionale. Volevo inoltre ringraziare la dottoressa Cristina Modeo, farmacista territoriale di Palermo, e il dottor Paolo Minacori, delegato regionale della Regione Sicilia, delegato appunto della Regione Sicilia e coordinatore dei delegati della SIFAP. Per noi è un onore poterla avere qui oggi. Detto questo, non rubo altro tempo e passo la parola a Sabrina Scaturro, dottoressa Sabrina Scaturro. Buon pomeriggio a tutti, sono Sabrina Scaturro, vicepresidente dell'Associazione AISPA Palermo. Grazie Giulia. Io mi unisco ovviamente ai tuoi ringraziamenti per quanto riguarda, diciamo, nei confronti dei relatori e nei confronti delle mie ragazze della commissione. Volevo aggiungere due parole proprio riguardo comunque l'evento, che poi, diciamo, è l'idea da cui siamo partiti, poi l'abbiamo concretizzata in questo modo. Quindi il professore La Guardia farà un attimo un excursus sul sistema degli endocannabinoidi e quindi parlerà dei recettori per capire proprio a livello fisiologico l'ambito in cui ci muoviamo. La dottoressa invece Amodeo è diciamo, un po' il perno sostanzialmente dell'evento perché in quanto farmacista quindi rappresenta la nostra categoria e ci fa poi capire come effettivamente la cannabis viene lavorata quindi per la produzione di cartine e quant'altro, quindi altre forme farmaceutiche all'interno del laboratorio galenico di cui lei è responsabile. E infine appunto il dottore Nocerino che ci parlerà di studi preclinici e clinici della cannabis, quindi come quindi sostanza appunto terapeutica. Ringrazio anch'io nei saluti istituzionali il dottore Minacori che rappresenta la SIFAP, che è l'Associazione dei Farmacisti Preparatori Italiana ed è un'importantissima realtà di categoria e per questo siamo molto felici di averla oggi qui a presenziare. E il professore Fabio Venturella che per l'Ateneo si occupa dei progetti di New Drugs, Red Drugs, tossicodipendenze e doping amatoriale.
Quindi è proprio perché appunto gli eventi, gli interventi sono abbastanza significativi sia diciamo, nei concetti che anche nel tempo che impiegheranno, direi di iniziare subito. Grazie a tutti, prego il dottor Minacori di accendere la webcam e quindi di iniziare l'intervento, dare il via all'evento. Grazie mille. Grazie. Mi vedete, mi sentite? Sì, dottore. Benissimo, grazie. E allora, buongiorno, buon pomeriggio, anzi, grazie dell'invito. Sì, sono Paolo Minacori, un farmacista di Agrigento e delegato per la Sicilia della SIFAP. Vi porto il saluto della presidente della SIFAP, la professoressa Paola Minghetti, ordinario presso la Facoltà di Farmacia di Milano e di tutto il consiglio direttivo, che con vero piacere hanno risposto prontamente alla richiesta di patrocinio per questo evento. Aggiungo il mio personale saluto, in particolare alla presidente Giulia Matranga, che ringrazio ancora per l'invito, ai relatori, alla dottoressa Cristina Modeo, carissima amica, ai professori Maurizio Laguardia, Salvatore Nocerino, Fabio Venturella e le moderatrici Sabrina Scaturro e Emanuela Vitale. Il patrocinio di SIFAP ha una duplice sostanza: guardare sempre con estrema attenzione a quelle realtà associative di farmacisti o di studenti che si interessano di galenica e mettersi a disposizione di ogni singolo farmacista e aggiungo anche di studente che intende approfondire le preparazioni magistrali. Se posso per un attimo soffermarmi su questo aspetto, con il permesso delle moderatrici rubo appena un minuto, perché avere un auditorio di studenti di farmacia, non di farmacisti, è cosa più unica che rara. E allora il suggerimento è d'obbligo. Molti di voi si ritroveranno a lavorare in farmacia di comunità, cioè farmacie private. Alcuni di voi sicuramente sono figli di titolari. L'evoluzione della nostra realtà professionale e commerciale è ormai verso un trend esponenziale. Tra l'altro con l'avvento della farmacia dei servizi, quindi parliamo della sfera professionale, e dell'ingresso nel mondo della farmacia, dei capitali, quindi delle catene di farmacia e ancora dell'escalation della vendita online e di tutte le sue sfaccettature che si stanno comunque appalesando, quindi parliamo della sfera commerciale, il profilo della farmacia al quale siamo abituati è stravolto e si stravolgerà sempre di più. L'unica certezza che ci rimane, il punto fermo, è il contesto professionale e commerciale è quello della galenica. Quindi l'invito è quello di coltivarla già nell'ambito del percorso formativo universitario. Chiedete ai vostri docenti argomenti di tesi sperimentale che si occupino di galenica, ovviamente se il vostro futuro è dentro le farmacie, non nell'industria, non nella ricerca. Scegliete delle tesi con argomenti di galenica magistrale. Scusatemi il divertissement. Due parole velocissime su SIFAP e la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori. È stata costituita nel 1993 e nel 2018 ha raggiunto l'ambito traguardo di essere riconosciuta come società scientifica delle professioni sanitarie, di cui al decreto ministeriale del 2 agosto del 2017. Possono essere associati a SIFAP tutti i farmacisti iscritti all'albo. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere lo sviluppo della preparazione galenica allestita integralmente in farmacia, applicando le norme di buona preparazione, in modo da assicurare qualità, efficacia e sicurezza dei preparati. Contestualmente l'associazione contribuisce alla formazione e all'aggiornamento continuo dei propri associati e incentiva la ricerca in galenica sia direttamente che indirettamente. SIFAP si impegna costantemente a fornire ai propri associati gli ultimi aggiornamenti legislativi e gli strumenti per affrontare in chiave di preparazioni magistrali quelle esigenze che ogni giorno vengono richieste ai farmacisti preparatori. Mi viene in mente una recentissima procedura operativa che abbiamo convalidato per l'allestimento del diazepam per uso rettale. La carenza nazionale dei medicinali di origine industriale a base di questo principio attivo e in questa forma farmaceutica, che tra l'altro è di fondamentale importanza per il trattamento delle crisi epilettiche pediatriche, ma anche in ambito veterinario, si è dimostrato un problema veramente di somma urgenza, ma che è stato prontamente risolto dal galenico magistrale allestito dal laboratorio della farmacia. Permettetemi anche di ricordare quanto a febbraio dell'anno scorso la richiesta, per esempio, di disinfettanti per le mani e per le superfici ha messo in crisi qualunque sistema di approvvigionamento. Abbiamo diffuso come SIFAP immediatamente delle procedure operative per l'allestimento di gel alcolici gelificati e per disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche
e a base di cloro per le superfici, ma individuando in farmacopea ufficiale italiana ed europea, nella fattispecie quelle britanniche, quella britannica, le monografie che hanno consentito di prepararle in farmacie in ossequio alle normative vigenti, perché il farmacista non può preparare quello che lui si inventa, non è un'industria, non è un'officina farmaceutica. Quindi se prepara qualcosa in multiplo officinale, deve comunque fare riferimento ad una monografia di farmacopea europea. Quindi questa procedura operativa ha consentito di far fronte a questa esigenza che è stata veramente eccezionale nei mesi di febbraio, marzo e così via. Ma ancora, vaccinazione Covid, le procedure operative per la corretta preparazione e diluizione dei vaccini sono a cura di SIFAP e di SIFO, che è la società italiana di farmacia ospedaliera. Sapete come sono delicate queste preparazioni? Sia per le norme di buona conservazione dei vaccini, ma anche per garantire la costanza di dosaggio. Questi vaccini sono in flacone multidose. Affinché tutti i pazienti ricevano la dose corretta, le procedure di diluizione e di preparazione sono veramente molto delicate. Non solo, non ci sono due vaccini uguali, ma tutti i vaccini che sono stati messi in commercio hanno avuto bisogno di procedure licenziate ad hoc, non ultimo quella di J&J e di prossima pubblicazione. Concludo con un argomento, con una nota proprio sull'argomento di stasera. Come vi spiegherà la dottoressa Modeo, la cannabis medica non contempla farmaci industriali. È entrata a pieno titolo nella tabella dei medicinali nel 2013. E l'unico modo per darle forma e dose di medicamento è preparare un galenico magistrale. Non esisteva, e ancora praticamente non esiste, letteratura scientifica sulla galenica della cannabis. Il farmacista se l'è inventata tout court, praticamente, partendo da alcuni articoli scientifici che riportavano di alcune tecniche estrattive, ma che non riguardavano l'allestimento di forme farmaceutiche per uso umano. Per uso umano. Sic stantibus SIFAP, coinvolgendo alcuni farmacisti preparatori e validando i dati con i laboratori universitari, ha pubblicato l'unico metodo convalidato per la preparazione galenica magistrale della cannabis medica, con un sufficiente grado di standardizzazione che consente al medico e al paziente una più che soddisfacente aderenza alla terapia. Il metodo SIFAP è a pieno titolo entrato nei metodi che la Regione Sicilia consente e contempla per la preparazione dei galenici rimborsabili. Concludo, scusatemi se sono andato oltre il canonico saluto istituzionale, ma dicevo l'occasione era troppo ghiotta. Prego Sabrina Emanuela, a voi la parola, grazie. Grazie dottore, no, assolutamente a noi fa piacere sia appunto averla come dicevo in qualità di delegato della Regione Sicilia e quindi presenza anche come associato della SIFAP e quindi in particolare è per noi un ulteriore contributo per aver parlato ecco, della SIFAP e in genere il suo intervento rende poi conto effettivamente dell'anima del farmacista preparatore che è poi la figura sostanzialmente da cui diciamo, nasce no? L'origine ecco, del farmacista, del vecchio farmacista che oggi a volte un po' si perde anche per luoghi comuni, diciamo, comunque una situazione di cui non voglio parlare ecco, in merito. Quindi diciamo, questo rende ragione ancora di più del suo contributo e della sua presenza qui, quindi la ringrazio. Prima di passare la parola al professore Venturella, io volevo ricordare a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo che sulla chat del canale appunto AISFA trovate il form delle presenze. È importante compilarlo per, ai fini poi diciamo, per ricevere appunto l'attestato di partecipazione. E altra cosa, volevo informare tutti quelli che ci stanno seguendo e soprattutto i relatori che oggi l'evento ha avuto diciamo, un grande successo per cui abbiamo contato l'iscrizione di 515 studenti o comunque partecipanti, quindi questo ci rende fiere e orgogliose del lavoro e diciamo, dell'evento ecco, che abbiamo concretizzato da un'idea e quindi ancor di più siamo felici di potervi avere qui e poter ascoltare e imparare in questo momento altamente formativo. Passo la parola al professore Venturella. Buonasera, naturalmente prima di tutto ringrazio anche io la nostra brillante studentessa Giulia Matranga, la dottoressa Sabrina Scaturro per l'invito. Diciamo che queste iniziative trovano in me, diciamo, una persona che appoggia
con grande entusiasmo tutte le attività promosse dai nostri studenti, dalle varie associazioni. E intanto anche io porto i saluti del magnifico rettore, di cui sono delegato alle attività di prevenzione e di informazione alle sostanze di abuso. Allora, perché è importante parlare di cannabis? Perché oggi, diciamo più che mai, diciamo affidarsi all'informazione dei professionisti è qualcosa di fondamentale. Perché ma comunque qualche minuto, proprio due minuti e possiamo riprendere. Purtroppo il bello della diretta sì, 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 è un imprevisto tutto quanto. Allora io stacco la webcam e ripasso la parola al professore Venturella. Allora, eccoci di nuovo. Intanto, per chi non avesse magari ascoltato i saluti, rinnovo i saluti e i ringraziamenti alla nostra studentessa Giulia Matrang, il presidente AISFA, e la dottoressa Sabrina Scaturro, e porto i saluti del magnifico rettore, di cui sono delegato alle attività di prevenzione e informazione sulle sostanze di abuso nell'Ateneo. Allora, dicevo, è molto importante organizzare seminari come questi con docenti e professionisti del settore, perché l'argomento cannabis è un argomento molto importante, su cui oggi c'è anche tanta confusione legata a una certa concorrenza nell'informazione da parte di siti web o anche improvvisati esperti che proliferano sempre su internet. Quindi esistono online numerosi siti addirittura che pubblicizzano la vendita di semi di cannabis o addirittura anche vendita illegale di varietà di ibridi diversi per morfologia, per contenuto di principio attivo, ottenute magari con tecniche di ibridizzazione, coltivazione intensiva, modificazione genetica. Quindi è chiaro che se parliamo di cannabis terapeutica non parliamo ovviamente di cannabis da strada o venduto illegalmente, o peggio ancora con presenza di additivi chimici come i cannabinoidi sintetici, altra grande problematica di oggi. Quindi indubbiamente quando si parla delle grandi potenzialità curative della cannabis ci si riferisce a qualcosa di specifico, quindi è molto importante per gli studenti sia del nostro corso di laurea ma anche di altri corsi di laurea ascoltare dei professionisti del settore, della gente competente, ed è quello che raccomando sempre io a tutti i miei studenti di crearsi anche una certa formazione, una coscienza professionale, perché il farmacista indubbiamente è un medico di frontiera ma anche portatore di informazione. Quindi tutto quello che acquisisce anche grazie a questi seminari formativi può trasmetterlo anche come informazione, come corretta informazione a tutte le persone che lo circondano. Quindi senz'altro momenti come questi sono assolutamente importanti. Io mi limito per il momento a questa introduzione perché ho in contemporanea un'altra riunione, però volentieri tornerò magari per il dibattito finale. Ricordiamoci appunto che la cannabis ha grandissime potenzialità terapeutiche, però ricordiamoci anche che i principi attivi non agiscono nel nostro organismo per magia, ma agiscono attraverso un sistema specifico di cui parlerà in modo accurato il mio collega, caro amico, anche professore La Guardia. E quindi sono possibili anche effetti collaterali, è possibile anche la dipendenza, quindi diciamo è importante anche capire bene i meccanismi della cannabis, dei principi attivi della cannabis, per saper anche intuire quali sono le potenzialità ma anche i rischi se dovesse venire usata
non in modo diciamo ortodosso. va bene, allora io per il momento chiudo qui con i saluti, ringrazio ancora tutti e vi lascio ai graditi ospiti. Grazie professore. Sì, una cosa proprio diciamo, ci tenevo a dire è proprio il fatto che abbiamo cercato di contattare appunto professionisti e quindi relatori autorevoli proprio per avere come obiettivo l'informazione, quindi la divulgazione. Senza appunto scadere in informazioni comunque scorrette, quindi inesatte. Grazie, allora poi diciamo, interverrà sicuramente per il momento delle domande. Grazie, allora dopo. Passo la parola al professore Maurizio Laguardia, che è docente del nostro dipartimento, quindi Fisiologia e Scienze dell'Alimentazione del Dipartimento STEBICEF, che appunto ci parlerà ecco, del sistema degli endocannabinoidi. Grazie. Buonasera a tutti. Ecco, io non vedo. Vabbè, posso parlare adesso? Sì, professore, la vediamo e la sentiamo. Perfetto, buonasera a tutti. E ringrazio moltissimo il presidente dell'AISPA, AISPA Palermo, Giulia Matranga. Ringrazio la dottoressa molto, anche la dottoressa Sabrina Scaturro, che mi hanno coinvolto in una iniziativa molto importante, un'iniziativa molto importante su un argomento non sempre facile e che però voi farmacisti, che futuri farmacisti, dovete sicuramente conoscere molto bene, perché è importante dal punto di vista, come vedrete dalle relazioni dei vari relatori, aiuta molto la vostra formazione e la completa. Io, come sapete, immagino, io sono fisiologo, quindi io parlerò, descriverò cosa sono i cannabinoidi e in particolare gli endocannabinoidi, è quello di più di mia competenza, ma il discorso è analogo perché i fitocannabinoidi, come vedremo, agiscono sullo stesso recettore. Quindi cosa sono, come agiscono e quali effetti possono dare. Io adesso metto in condivisione lo schermo. E allora, quindi dicevo, io parlerò degli endocannabinoidi, perché i cannabinoidi si possono, si dividono, si classificano in tre modi, in tre gruppi: endocannabinoidi, fitocannabinoidi e cannabinoidi sintetici. Gli endocannabinoidi sono delle sostanze, come vedremo, che vengono prodotte dal nostro organismo e derivano da acidi grassi polinsaturi presenti nei fosfolipidi di membrana, non solo comunque dei neuroni, ma anche di altre cellule. Quelli conosciuti sono quelli che vedete nella figura. Il primo, il più studiato, è sicuramente l'anandamide. Poi abbiamo il 2-arachidonoil glicerolo. Questi sono i due più studiati. Poi c'è anche la noladina, la virodamina e infine la NADA, arachidonoil dopamina. La storia, diciamo, è un po' curiosa di questi endocannabinoidi, che per tutti i neurotrasmettitori e neuromodulatori, prima sono stati scoperti appunto i vari neurotrasmettitori, la serotonina, l'adrenalina, non l'adrenalina, dopodiché sono stati scoperti i recettori su cui agiscono. Qua invece la situazione è opposta. È stato visto negli anni 90 che i fitocannabinoidi, cioè
queste sostanze di cui si parlerà stasera agivano, sostanze esogene, agivano su ben precisi recettori dell'organismo. Ci si chiese come mai è possibile una cosa del genere. Evidentemente questi recettori dovevano avere dei ligandi interni che poi si scoprì appunto essere gli endocannabinoidi. Quindi prima qui furono scoperti i recettori e poi furono scoperti gli endocannabinoidi. Ora, i vari endocannabinoidi che vi ho fatto vedere non vengono sintetizzati tutti tramite le stesse vie metaboliche. Questo significa però che esistono sistemi di regolazione diversi per ogni endocannabinoide. Naturalmente io non mi soffermo su questo argomento perché altrimenti qua facciamo notte. No, gli endocannabinoidi non vengono immagazzinati in vescicole, ma sono rilasciati on demand, come vedremo, dopo la loro sintesi. Quindi non c'è bisogno di vescicole, perché quando serve vengono sintetizzati e subito agiscono. Anche dal punto di vista del loro catabolismo, dentro le cellule i vari endocannabinoidi sono idrolizzati, e quindi inattivati, però il catabolismo dei vari endocannabinoidi è diverso da un endocannabinoide all'altro, per cui esistono certamente dei meccanismi di regolazione diversi da un endocannabinoide all'altro. Nel sistema nervoso, ecco, questi endocannabinoidi hanno il meccanismo della cosiddetta segnalazione retrograda. Cioè, normalmente cosa succede? Qualunque neurotrasmettitore viene sintetizzato nell'elemento presinattico, viene rilasciato nello spazio sinattico e agisce sull'elemento post-sinattico. Qua invece il discorso è diverso. Vengono sintetizzati negli elementi post-sinaptici, dopodiché viaggiano verso l'elemento presinaptico e si legano sui recettori che si trovano nell'elemento presinaptico. Quindi è una segnalazione retrograda. Non è una grande novità, perché precedentemente era stato visto che anche un'altra sostanza che non c'entra con gli endocannabinoidi, il monossido di azoto nel sistema nervoso centrale, funziona allo stesso modo, veniva sintetizzato nell'elemento postsinattico e agiva sull'elemento presinattico, però chiaramente non è una novità, però è chiaro che è un meccanismo di segnalazione un poco particolare. I recettori sono il recettore 1 e il recettore 2, sono tutte e due accoppiati a proteine G, però probabilmente ve ne sono altri, ce n'è uno quasi certamente, il GPR55, anche se è un recettore che lega cannabinoidi atipici, può fare da appunto anch'esso da recettore. Io l'ho definito ex orfano, perché fino a qualche tempo fa era un recettore orfano, cioè si sapeva che questo recettore era presente, non si conosceva il ligando. Ora i ligandi sono stati, qualche ligando è stato trovato. E questi recettori si trovano sia a livello del sistema nervoso centrale che a livello del sistema nervoso periferico, ma chiaramente i più abbondanti si trovano a livello del sistema nervoso centrale, questo non ci sono dubbi, in particolare il recettore CB1. Ecco appunto, il CB1 più abbondante e più ampiamente distribuito nell'encefalo. Dove? Nell'encefalo, quasi ovunque. Nei centri che sono importanti per il movimento e la coordinazione motore, quindi per esempio nel cervelletto, nei nuclei della base, li troviamo a livello dell'ippocampo, a livello dell'amigdala, quindi centri coinvolti nella memoria, nelle emozioni,
ma anche ne troviamo molti a livello della corteccia cerebrale, quindi zone dell'encefalo dove importanti per le funzioni cognitive complesse. Come funziona? Praticamente inibiscono l'AMP ciclico. Quindi quando la sostanza, l'endocannabinoide, si lega al recettore, attiva l'adenilatociclasi e inibisce l'adenilatociclasi, quindi si ha la riduzione dell'AMP ciclico, e quindi questo determina la chiusura dei canali per il calcio e quindi inibizione all'ingresso del calcio. Ecco qui praticamente questo è il neurone postsinaptico, da un precursore che si trova sulla membrana del neurone postsinaptico, si forma, non so, l'anandamide, quello che vi piace di più, si lega al recettore CB1. Questo determina riduzione della concentrazione del calcio, perché i canali del calcio si chiudono. Non basta, c'è anche apertura dei canali per il potassio, quindi alla fine noi abbiamo una iperpolarizzazione che inibisce il rilascio del neurotrasmettitore dall'elemento presinattico. Ecco, questo è il meccanismo d'azione generale. Ma non è solo questo, perché è stato visto che questi endocannabinoidi attivano delle vie di segnalazione intracellulari che coinvolgono diverse chinasi, tra cui appunto le mappe chinasi, attivano anche altre vie di segnalazione che portano all'attivazione del PPARS. E come vi dicevo, questi endocannabinoidi sono sintetizzati on demand. On demand significa che quando c'è una attività neuronale intensa, quindi l'elemento postsinaptico, si ha la formazione, la sintesi da parte dell'elemento postsinaptico di questi endocannabinoidi. E cosa fanno? Appunto, alla fine regolano il rilascio dei messaggeri chimici da parte dell'elemento presinattico. Se il neurotrasmettitore dell'elemento presinattico è eccitatorio, ecco, è praticamente nel momento in cui nel momento in cui viene rilasciato molto neurotrasmettitore eccitatorio, l'elemento postsinattico è attivato e questo determina il rilascio di questi endocannabinoidi che riducono il rilascio del glutammato, per esempio, da parte dell'elemento presinattico, se il neurotrasmettitore dell'elemento presinattico è il glutammato. Stessa cosa se nel momento in cui c'è il neurotrasmettitore dell'elemento presinattico è inibitorio, e allora gli endocannabinoidi rilasciati all'elemento postsinattico riducono il rilascio del neurotrasmettitore inibitorio e quindi alla fine danno un'eccitazione. Quindi praticamente cosa è? È un feedback. A, cioè l'elemento presinattico, per esempio, attiva B, B inibisce A. Oppure, secondo caso, l'elemento presinattico A inibisce B, l'elemento postsinattico, eccita A. Quindi è praticamente un feedback. Lo scopo è quello di modulare il rilascio di questi dei vari neurotrasmettitori. Quali sono le funzioni? Allora, considerando che c'è questo feedback negativo a livello delle sinapsi, considerando che c'è l'attivazione di vie di segnalazione intracellulare, considerando che c'è l'attivazione di PPARS, considerando che questi endocannabinoidi possono agire anche al di fuori del sistema nervoso, considerando tutte queste cose, evidentemente gli effetti non possono che essere molteplici sia nel sistema nervoso centrale che al di fuori di esso, ovviamente. E allora vediamo quali sono quelli del sistema nervoso centrale. Qui farò soltanto un elenco e farò vedere anche qualche dato bibliografico. Quindi allora abbiamo un effetto vasodilatatore,
con conseguente ipotensione, regolazione della risposta immunitaria, regolazione della proliferazione cellulare, qua penso che darò ci sarà qualche assist per il dottore Nocerino che seguirà e farà la relazione dopo di me. Come vedete qua, guardate, questo è del 2020, sistema endocannabinoide, un target per la terapia dei tumori, insomma, mi pare che sia abbastanza interessante la cosa, ovviamente. Poi nel sistema nervoso, effetto analgesico, poi abbiamo effetto antiemetico, questa è una cosa conosciuta da tempo, regolazione dell'assunzione di cibo, perché questi endocannabinoidi agiscono sui centri della gratificazione e quindi possono influenzare notevolmente l'assunzione di cibo. E anche questi sono studi relativamente abbastanza recenti, alcuni, ovvero, ecco, endocannabinoid signaling food addiction, per esempio. E questo, il fatto che possano agire sul sistema della gratificazione, spiega anche perché si possa avere quello che diceva il professore Venturella, cioè la dipendenza da queste sostanze. Poi il ruolo dei meccanismi della memoria e riduzione della eccessiva eccitabilità neuronale e quindi di conseguenza, come rifaccio al meccanismo che vi ho detto poc'anzi, di conseguenza possibile uso come antiepilettici. E io ho messo apposta tutti questi dati bibliografici proprio per fare vedere che quello che si dice è, non è frutto dell'opinione mia o di altri colleghi, e sono dati dimostrati scientificamente, quindi non credo che siano molto equivocabili. Un'altra cosa per concludere, però mi preme sottolineare che oltre a questi effetti, che sicuramente sono effetti positivi, c'è da considerare un aspetto che può portare a problematiche, è il fatto che gli endocannabinoidi controllano la plasticità sinaptica, cioè la capacità che ha il sistema nervoso di modificare l'efficienza delle sinapsi, di farne di nuove, eliminarle alcune. Ora, perché questo può diventare un problema quando si usano cannabinoidi? Allora, questo sistema cannabinoide è fondamentale per l'organizzazione cerebrale e quindi è fondamentale addirittura a partire dalla vita fetale. Questa è una cosa importante. Infatti, negli stadi più precoci, i recettori degli endocannabinoidi si trovano nelle zone di proliferazione cellulare e nelle zone dove c'è sostanza bianca, controllano la neurogenesi. Controllare la neurogenesi significa influenzare la proliferazione dei progenitori delle cellule nervose, e favorire la differenziazione delle cellule nervose, favorire anche la migrazione nelle zone poi che saranno la sede definitiva. Hanno una notevole importanza nella formazione delle sinapsi e nella formazione anche di reti neuronali piuttosto complesse. Quindi questo avviene già a livello della vita fetale.
dopo la nascita poi fino alla pubertà, dovete pensare che il cervello del neonato sia già un cervello maturo, assolutamente no. La maturazione, le ultime aree cerebrali che arrivano a maturazione, parlo per esempio di molte zone corticali, completano la maturazione intorno ai 24 anni. Ecco, questo per... Fino alla pubertà la densità dei CB1, dei recettori principali degli endocannabinoidi aumenta progressivamente e lì, in quel periodo, si stabiliscono connessioni di assoni a lunga distanza e si orientano gli assoni locali. Alla pubertà, ecco, la maturazione continua, si creano cammini neuronali efficienti, cambiano anche le sinapsi, sto parlando di adolescenza, cambiano le sinapsi, molte sinapsi spariscono, altre se ne formano, altre nuove se ne formano, quindi quelle che non vengono utilizzate vengono eliminate, mentre quelle che vengono utilizzate più frequentemente invece si proliferano. Quindi questo è un effetto mediato dai cannabinoidi. Ora capirete bene che una perturbazione di questo sistema endogeno mediante l'uso chiaramente non terapeutico di fitocannabinoidi può influenzare pesantemente lo sviluppo del sistema nervoso centrale, considerando che i derivati della cannabis sono ampiamente utilizzati in senso però non terapeutico, appunto, dai giovani. Non solo, ancora peggio, quando questi derivati della cannabis sono utilizzati dalle donne in gravidanza e quindi influenzano poi pesantemente lo sviluppo del sistema nervoso centrale del nascituro. Io ho concluso. Grazie veramente per avermi dato l'opportunità di parlarvi di questo argomento. Mi vedete? Io tolgo la condivisione e ti vedo benissimo. Ok, grazie a lei, professore. Passo la parola alla dottoressa Modeo, quindi dopo questa introduzione al sistema endocannabinoidi della professore La Guardia, adesso entriamo un attimo nel vivo dell'evento facendo focus sulla figura proprio del farmacista in merito. Prego, dottoressa. Ciao a tutti, anche io mi associo ai ringraziamenti nei confronti della dottoressa Matranga e della dottoressa Scaturro. Cercherò oggi, da collega vostro futuro, di spiegarvi un attimino quello che è il mondo cannabis. È un mondo vastissimo, purtroppo mi hanno dato solo 20 minuti e quindi vedrò cosa posso fare. Cercherò di essere il più semplice e il più chiara possibile e spero di non essere soprattutto noiosa, ma come diceva il mio collega Paolo Minacori, devo dire che la galenica ormai è l'unica vera certezza futura di questa farmacia che va cambiando sempre di più, quindi vi esorto, come già ha fatto Paolo, a appassionarvi, perché è davvero un mondo interessante ed è poi la natura e il cuore di quello che siamo noi. Mi dovreste un attimino aiutare, Elio, non so se sei in linea, a dirmi se faccio bene la condivisione. Mi sentite? Mi sentite? Sì, dottoressa, benissimo. La vediamo e la sentiamo. State vedendo anche il mio schermo? Sì. Va bene. Scusate, ma con la tecnologia non sono molto brava. Sì, vedete tutto? Ok, perfetto, sì, prego. Ok, allora cercherò di
partire dagli aspetti botanici in maniera abbastanza stringata. Ovviamente la cannabis fa parte della famiglia delle cannabacee. Le specie più comuni e più diffuse sono la cannabis sativa e la cannabis indica e la ruderalis. Quelle che usiamo in laboratorio sono particolarmente la sativa e la indica. È soltanto una tipologia che poi vedremo di origine canadese, un ibrido tra le due. A livello botanico, diciamo, le caratteristiche anche morfologiche sono un po' diverse, potete vederle anche nella figura. La pianta sativa è molto più slanciata, più lunga, anche la foglia è molto più sottile rispetto a un'indica, che è una pianta un poco più panciuta. Non riesco, ecco qua. Allora, la cannabis contiene all'interno tantissime sostanze, addirittura più di 700. Tutte queste sostanze insieme formano il cosiddetto fitocomplesso. I principi attivi, come saprete sicuramente, sono contenuti principalmente nelle infiorescenze femminili. E i principali siti di sintesi sono delle piccolissime strutture chiamate tricomi ghiandolari, di cui vedete una foto molto ingrandita alla vostra destra. Quelle goccioline sono proprio le gocce di resina che contengono i principi attivi. I costituenti principali sono ovviamente i cannabinoidi, ma anche terpeni, flavonoidi, alcaloidi e tantissime altre sostanze che appunto formano questo fitocomplesso. Considerate, ragazzi, che si è dimostrato che a parità di farmaco, con la stessa concentrazione di cannabinoidi, il farmaco che aveva il cannabinoide di origine sintetica all'interno non ha avuto lo stesso effetto del farmaco che aveva il cannabinoide di origine naturale, che quindi conteneva tutto il fitocomplesso, in quanto pare che tutte queste sostanze abbiano un effetto potenziato, cioè si potenziano a vicenda. Questo effetto infatti si chiama effetto entourage. Tra i cannabinoidi più noti sono sicuramente il delta 9 tetraidrocannabinolo, che è il THC, che è quello che ha l'effetto psicotropo che tutti conoscete e che di fatto è il cannabinoide stupefacente, il CBD, il cannabidiolo, che non ha effetto psicotropo, tanto è che non è nella tabella stupefacenti, e il cannabigerolo, ovvero il CBG. E di questo vi ho parlato, appunto, l'effetto entourage, di tutto quello che è l'azione sinergica di tutto il fitocomplesso della pianta. Le azioni principali quali sono? Il THC, principalmente, ovviamente, oltre all'effetto euforizzante e psicotropo, ha un effetto fortemente analgesico, mentre il CBD, l'azione diciamo sua più famosa, è un'azione antinfiammatoria e antispasmodica, è un anticonvulsivo. Poco fa il professore La Guardia diceva che possibilmente si sta studiando l'uso dei cannabinoidi sulle patologie, come antiepilettico. In realtà già da un paio di anni il CBD si utilizza tantissimo nelle epilessie infantili farmacoresistenti. Tra l'altro è quasi in procinto di uscire in Italia, perché già negli altri paesi europei e in America è presente un farmaco che si chiama Epidiolex, proprio appunto per l'epilessia infantile farmacoresistente a base di CBD di origine naturale, quindi con tutto quel fitocomplesso di cui vi parlavo. Ho sentito diverse volte in quest'oretta parlare di terapia innovativa. Sì, nel senso che effettivamente se ne parla da poco, ma in realtà è dal 2006 che il THC viene utilizzato in ospedale, nelle terapie ospedaliere. In laboratorio, nei nostri laboratori galenici, entra nel 2013, grazie al decreto Balduzzi, perché la sostanza, sia la sostanza che i medicinali, cioè che la sostanza che i preparati vegetali a base di cannabis vengono inseriti nella tabella 2B, e quindi finalmente, diciamo, si viene sdoganata la preparazione galenica in farmacia.
La vera svolta, diciamo, quello che ha permesso un attimino la vera conoscenza della cannabis per tutti è stato nel 2015, grazie al decreto Lorenzin, che ha chiarito una serie di argomenti sia legislativi che operativi anche per chi voleva coltivare la cannabis, ma soprattutto galenici e farmacologici, diciamo, nel senso che uno degli aspetti più importanti di questo decreto è stato l'elenco delle patologie per le quali i medici potevano prescrivere questa sostanza, che poi già ne ha parlato un po' il professore La Guardia, e ve li ripeto perché appunto sono abbastanza importanti e voi dovete saperle. Gli impieghi della cannabis ad uso medico riguardano l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore, quindi sclerosi multiple, lesioni del midollo spinale, analgesia cronica, effetto anticinetosico ed antiemetico della nausea e nel vomito causate appunto da chemioterapia, radioterapia e terapia da HIV, effetto stimolante dell'appetito, l'ha detto anche il professore poco fa, e un effetto ipotensivo del glaucoma resistente alle terapie convenzionali, e la riduzione dei movimenti involontari del corpo e del viso nella sindrome di Gils e la Tourette, che è una sindrome, non so se la conoscete, in cui i soggetti affetti hanno dei movimenti inconsulti, anche un linguaggio abbastanza incontrollato. Si è dimostrato che appunto soprattutto il CBD col suo effetto miorilassante calma molto questi effetti, è un po' analogo all'effetto antiepilettico. Velocemente vi faccio vedere un po' dove noi acquistiamo la cannabis, e quindi le farmacie possono acquistare la cannabis dall'Olanda, principalmente la più grossa fetta di importazione arriva da lì, dall'Italia nel 2017 è arrivata la prima cannabis italiana, l'FM2, l'FM1 non si fa più, oppure dal Canada. Vi faccio vedere un poco di foto, magari vi faccio interessare un po' più all'argomento. Questa è un FM2, quindi quella del farmaceutico militare di Firenze, arriva tritata, una concentrazione di THC dal 5 all'8% e di CBD dal 7 al 12%. Come vedete, essendo una pianta, non è standardizzata, non c'è sempre la stessa concentrazione di THC e di CBD all'interno, perché chiaramente non è un farmaco di sintesi. E quindi quando ogni volta che arriva la cannabis in laboratorio è sempre accompagnata da un certificato di analisi che ne indica il titolo di quel lotto di coltivazione, e quindi poi noi ci regoliamo un attimino su quello che è dichiarato nel certificato. Bedrolite, un'altra tipologia, sempre questa è canadese, 9% di CBD, quasi 0 di THC, anch'essa tritata. Bedrocan è quella in assoluto più utilizzata ed è l'unica, a parte la Pedanus di origine canadese, ad arrivare in fiori interi. Ok, andiamo, diciamo, nel clou dell'argomento, ovvero come facciamo a trasformare questa pianta che ci arriva in laboratorio in un farmaco. Il processo di trasformazione viene chiamato processo di decarbossilazione, ovvero i gruppi carbossilici dei cannabinoidi, nel momento in cui noi diamo del calore, si staccano. Appunto avviene questo processo di decarbossilazione. Se mai vi accadrà, potete anche venire quando volete qui di assistere un'estrazione, vedete che a un certo punto l'olio, che è trattato comunque a 115-116 gradi, comincia a bollire, ma chiaramente non siamo alle, diciamo, temperature di ebollizione dell'olio, è proprio questi gruppi carbossilici che volano via e comincia appunto l'olio a bollire, un po' come la Coca-Cola non è calda, però fa le bolle. Scusatemi un secondo soltanto, devo interrompere un secondo. Ragazzi, stavo approfittando un attimo di questa pausa per ricordare sempre la compilazione del form delle presenze che trovate sulla chat. Quindi prego, dottoressa.
Eccomi, scusate. Stavo dicendo, allora, cosa succede? Quindi questo processo di carboscillazione, questa è una fase molto importante, trasforma la forma acida dei cannabinoidi in forma neutra. Quando a noi ci arriva la pianta, i cannabinoidi nella pianta sono in forma acida, quindi si devono trasformare nella forma neutra. Attenzione, non mi sentirete mai dire forma attiva e forma inattiva. Un tempo si pensava che la forma acida, quindi quella della pianta cruda, fosse inattiva e che soltanto quella neutra, quindi quella decarbossilata, avesse azione terapeutica. In realtà ormai la comunità scientifica è d'accordo sul fatto che anche le forme acide sono attive, hanno un'attività diversa, ma ce l'ha. Anno. E quindi non si parla più di forma inattiva e di forma attiva, ma di forma acida e trasformazione di questa nella forma neutra. Come si va avanti? Ecco qua, quindi capirete come il ruolo della temperatura è fondamentale nel laboratorio galenico per cercare di ottenere un po' quello che vogliamo noi o quello che vuole il medico, perché in base appunto alla temperatura noi riusciamo a decarbossilare più o meno tutte le forme acide dei cannabinoidi. Si parla in linee generali di una semidecarbossilazione quando usiamo temperature di circa 115 gradi, oppure una decarbossilazione totale quando in stufa mettiamo il timer, insomma, la temperatura a 140 gradi. Con queste temperature, praticamente quando poi andiamo a fare l'analisi quali quantitativa dell'olio, ci accorgiamo che le forme acide sono praticamente del tutto sparite. E, attenzione però, se la temperatura è importante, ed è importante anche saperla controllare, perché temperature insufficienti potrebbero portare appunto a degli estratti poco attivi farmacologicamente. Delle temperature eccessive potrebbero portare a un olio troppo forte o addirittura a un olio che ha dei prodotti di decomposizione, soprattutto del THC, come che è il CBN, che è un cannabinoide che provoca il classico effetto di intontimento e aumenta l'attività sedativa. E tra l'altro la trasformazione del THC in CBN è uno dei motivi per cui farmacologicamente fumare la cannabis terapeutica in teoria non è consentito, non è auspicato, appunto perché si perde parte del principio attivo. Infatti vedremo poi che se dobbiamo farla arrivare direttamente in circolo abbiamo bisogno di un'azione rapida e quindi dobbiamo di fatto farla arrivare ai polmoni piuttosto che prenderla in maniera orale. E la si vaporizza, quindi la si mette in degli aggeggi, dei vaporizzatori che hanno delle temperature che vanno dai 170 ai 200 gradi, che riescono a decarbossilare perfettamente la cannabis senza produrre dei prodotti di decomposizione tossici. Ok, qui è un po' più complesso l'argomento, io l'avevo messa questa slide, so che ho poco tempo, cercherò di essere breve. Cosa volevo farvi capire? Volevo farvi capire, poco fa, vi faccio vedere questa slide nuovamente, proprio perché ci tengo a farvi intendere cosa vuol dire Bedrocan 19-22%, Bedrolite 9%, Bedica 14%. Andiamo avanti. Esempio Bedrocan 22%, che è un po' il più semplice. Vuol dire che nella pianta cruda, cioè mi arriva un fiore, lo peso, pesa 100 mg, di questi 100 mg, 22 mg sono di THC. THC in forma acida, non neutra, quindi siamo ancora col fiore crudo. Questo significa che se noi diamo 100 mg al paziente, non gli stiamo dando 22 mg di THC, gli stiamo dando 22 mg di THC acido. E qua entra in gioco il ruolo della temperatura. Quindi noi in laboratorio, se vogliamo dare al paziente tutta la forma neutra, allora facciamo una decarbossilazione totale e riusciamo, se siamo bravi, a estrarre tutti questi 22 mg di THC e a metterli nell'olio, ok? A darli al paziente. Se invece vogliamo mantenere le forme acide e un po' le forme neutre, facciamo una semidecarbossilazione e quindi riusciamo a dare
se sempre siamo bravi, un rapporto circa 1-1 di forme acide e di forme neutre. Così come nello stesso esempio il vedrolite 9% di CBD. Noi non diamo 9 mg di CBD al paziente se gli diamo un fiorellino di 100 mg, dipende poi come lo trattiamo in laboratorio. Motivo per cui sempre nel decreto ministeriale della Lorenzin del 2015 nel decreto il ministro ci obbliga a titolare quali quantitativamente ogni estratto oleoso e alcolico venga fatto in farmacia, proprio perché noi dobbiamo sapere, soprattutto il paziente e anche il medico, come abbiamo lavorato, quindi quanto abbiamo estratto, in maniera che così il medico possa aggiustare la terapia. Anche perché purtroppo dovete sapere che tutti i laboratori sono diversi, non sono cose fatte al computer, sono cose fatte da noi. E la nostra bravura ci permette di standardizzare i metodi e dare poi alla fine sempre un prodotto uguale al paziente, mese dopo mese. Però qualche differenza ci può essere, qualcosa può succedere, può cambiare il paziente farmacia, quindi io magari gli do un olio estratto in un modo, purtroppo il mio collega lo ha estratto in altra maniera. E quindi col certificato di analisi del CQR, in cui appunto si evincono i milligrammi per ml, il medico può aggiustare la terapia man mano, quindi ogni ricetta, ogni dispensazione di galenico. Ok, come assumiamo la cannabis? Lo saprete già, immagino, orale, le forme farmaceutiche utilizzate sono orale, inalatoria. Fino a ottobre di quest'anno, ottobre 2020, in realtà riusciamo a fare anche con l'IRI, oppure su poste olivaginali o anche creme e geli transdermici. A ottobre 2020 purtroppo c'è stato uno stop e quindi in questo momento ci hanno vietato di farli, ci hanno autorizzato soltanto la via orale e inalatoria. È diciamo sotto ricorso questo aspetto col Ministero, però diciamo in questo momento è così. Non mi dilungo oltre perché sennò dovremmo fare un altro incontro insieme. Allora, dicevo, orale, quindi tisana, bustine, quindi noi diamo le bustine o le capsule apribili che loro aprono nell'acqua o nel latte meglio, anche perché meno male ormai per fortuna la tisana è quasi del tutto abbandonata, in quanto le rese sono bassissime, perché i cannabinoidi sono notoriamente lipofili, quindi non si capisce bene come abbiano potuto, come si possano diciamo solubilizzare in un solvente acquoso. Ora finalmente i medici l'hanno capito. Si consigliava un tempo di mettere un po' di latte, un po' di burro, in maniera da aumentare la solubilità e l'assorbimento soprattutto. Tra le forme farmaceutiche orali abbiamo le capsule decarbossilate, poi ve le faccio vedere un poco meglio, gli estratti ovviamente oleosi, cioè l'olio che è quello più famoso, e le resine, ovvero gli estratti alcolici. Inalatoria, sempre le bustine, delle capsule apribili, per tisano sbagliato, no? Capsule apribili che vanno messe nel vaporizzatore. Faccio vedere qualche foto. Questi sono i vaporizzatori, quelli autorizzati dal Ministero. Questo ve l'ho detto. Quando è che si sceglie la vaporizzazione piuttosto che le altre forme farmaceutiche? Quando abbiamo bisogno di un effetto super rapido, un esempio, un tremore da Parkinson, una crisi epilettica, arriva subito in circolo il farmaco, perché sapete che appunto attraverso gli alveoli il passaggio al sangue è molto rapido, così come rapidamente appare, rapidamente però scompare, quindi non è sempre diciamo la forma farmaceutica più adatta. La tisana già ve ne ho parlato prima, qua ci sono un po' di foto appunto delle cartine che facciamo, così ad occhio dovrebbero essere da 100 mg, quei famosi 100 mg con i 22 di THC. Andiamo alle capsule. La capsula è, sapete cos'è? Sono capsule a dosaggio variabile, cioè significa che il medico in ricetta scrive capsule da 200 mg piuttosto che da 500, preparate dal farmacista con un processo di decarbossilazione controllato. Quello che vi dicevo prima, in ricetta ci può essere capsula di Bedrocan 200 mg decarbossilazione totale, e quindi noi che facciamo? Pesiamo l'erba
la mettiamo in questa stufa che vi faccio vedere lì. Se c'è scritto decarbossilazione totale, mettiamo 140 gradi per un tot di tempo, poi la tritiamo assieme a degli eccipienti, in particolare le maltodesterine, che sono gli eccipienti abbastanza inerti, e la incapsuliamo. Dopodiché, per aumentare la solubilità, mettiamo capsula per capsula con una micropipetta tot microlitri di olio di cocco, che serve ad aumentare l'assorbimento. Se vedete bene la foto, è esattamente quella parte scura, non è altro che la cannabis tritata con la maltodestrina, che è quella parte bianca assorbita appunto dall'olio di cocco. Dopodiché la inseriamo, perché il titolo vi dice capsule orali decarbossilate gastroresistenti, che in realtà gastroresistenti non ci dovrebbe dire, perché la capsula gastroresistente è un'altra, ma acido resistenti significa che dobbiamo fare il possibile affinché la capsula attraversi lo stomaco e raggiunga l'intestino, in particolare il duodeno a pH, dove il pH è 7, e in quel punto pare che i cannabinoidi vengano assorbiti nel migliore dei modi. E quindi la inseriamo in questa capsula bianca, che appunto è una capsula acido resistente, che permette tutto questo movimento appunto del principio attivo. Allora, andiamo all'oliolita, quindi la forma farmaceutica più conosciuta. Cos'è? Un estratto oleoso a dosaggio variabile, solitamente il rapporto è di un grammo di infiorescenza con 10 di olio. La classica ricetta è 5 grammi di cannabis in 50 ml di olio, però in realtà è un rapporto abbastanza variabile. Preparato dal farmacista sempre, e non so se questo l'ha in palla, ecco qua, con un processo di decarbossilazione controllato, sempre lì siamo, temperatura in base alla tecnica di estrazione che vogliamo fare, si assume in gocce sublinguale o su un pezzetto di pane, insomma, da masticare il più a lungo possibile, in maniera appunto che anche attraverso la mucosa si possa assorbire. Metodiche estrattive, ecco, qua si apre ovviamente un mondo, ve le elenco in maniera abbastanza rapida. La differenza sostanziale tra tutte le metodiche sono le temperature che utilizziamo appunto per estrarre, l'utilizzo o meno della stufa o no. La più antica e la più famosa, diciamo, perché è stata la prima utilizzata nel 2014, è quella di Romano Azekamp. Non passa in stufa, usa delle temperature bassissime, 98 gradi, infatti la resa è abbastanza bassa, abbastanza blanda. Ormai su 100 ricette ne capita una con tecnica estrattiva di Romano Azekamp. E qua vi faccio vedere qualche, diciamo, apparecchiatura. Sono dei condensatori con delle ampolle, delle calotte riscaldanti sotto, oppure dei bagni di silicone a destra. Con doppio controllo di temperatura, controllo del bagno esterno e controllo interno poi dell'olio che andiamo a decarbossilare. La metodica SIFAP è la metodica di cui vi parlava il collega Paolo Minacori, che è l'unica, diciamo, è la più standardizzata, è quella che se la si fa per come viene scritta si riesce a dare sempre lo stesso olio al paziente. Stufa, questa fa stufa, quindi prendiamo la cannabis, la mettiamo in stufa a 115 gradi, quindi non abbiamo una decarbossilazione totale qua, e poi la passiamo a bagnomaria a 100 gradi per 40 minuti e abbiamo un olio con prevalenza di forme neutre, quindi forme acide poco. Cannazza è una delle mie preferite in realtà, ma purtroppo soprattutto in Sicilia verrà presto abbandonata, in quanto nel decreto dell'assessore le uniche metodiche inserite per i farmaci rimborsabili sono appunto la SIFAP, quella di prima, e la Calvi, che è un'altra che vi farò vedere dopo. La cannazza a me piace particolarmente perché io sono una fanatica delle forme acide, e con la cannazza, non passando in stufa, utilizzando 110 gradi per 2 ore, riusciamo perfettamente ad avere un rapporto 50-50 di forme acide e neutre. E quindi, e in più, diciamo, in tutto questo la temperatura non è solo importante, in realtà la decarbossilazione, ma ovviamente è importante anche per mantenere
tutte quelle altre sostanze che formano il fitocomplesso, soprattutto le sostanze terpenoidi, i terpeni, che sono le sostanze volatili che con le temperature volano ovviamente via, e i terpeni hanno un'azione terapeutica molto importante. E, infatti si cerca sempre di lavorare in laboratorio con dei sistemi chiusi, un po' quelli che vi ho fatto vedere prima, e appunto dove si raccoglie, si cerca di non far volare via niente. Ecco qua, questo è un piccolo olio, un 50 ml, sicuramente quello è Bedrocan perché è l'unico a fiori, questo è l'apparecchio, quello in centro con cui micronizziamo, e lì c'è un bagno d'olio, questo sicuramente sarà una CIFAP, stavamo facendo, qua altre foto. Ok, andiamo alla metodica Calvi, che diciamo è una delle più moderne, 2018. Qua abbiamo subito una decarbossilazione totale, andiamo in stufa, spariamo 145. Questa metodica, a differenza delle altre, preserva tantissimo l'olio, non prevede il riscaldamento, il bagno d'olio dopo. Quindi viene semplicemente messo in un bagno a ultrasuoni a 35 kHz per 30 minuti, quindi l'olio d'oliva o qualsiasi olio vegetale si possa utilizzare, non viene riscaldato, quindi ha a quanto pare ha una digeribilità molto migliore, perché non si creano per niente tutti quei prodotti di degradazione che magari a temperature più alte di 115, 120 gradi o 100 gradi si possono creare. E ha anche una migliore conservabilità nel tempo, e la concentrazione dei terpeni da alcuni studi scientifici pare sia la più alta rispetto a tutte le altre tecniche estrattive. Infatti questa è stata una di quelle che nel decreto è stata autorizzata. Velocemente le resine, sto quasi per finire, giuro. Le resine sono degli estratti alcolici a dosaggio variabile. Prima, vi ricordate male, l'olio era in rapporto 1 a 10, un grammo e quindi 1 grammo, 5 grammi su 50 di olio. Solitamente la resina si fa al 2,5%, cioè 5 grammi di cannabis in 200 ml di alcol etilico. Cosa facciamo? La passiamo sempre in stufa, quindi la decarbossiliamo, aggiungiamo diciamo l'alcol, l'estrazione da parte appunto della sostanza alcolica dei cannabinoidi, dopodiché grazie a un rotavapor, che è appunto un evaporatore rotante, recuperiamo tutto l'alcol, il risultato è appunto una resina, che è un po' quella che vedete lì, di colore molto scuro, che diamo al paziente o in siringhe da insulina da 1, o nel caso in cui il paziente fosse anziano o comunque è difficile prendere sempre la stessa quantità di resina da una siringa perché è una sostanza molto collosa, e quindi la si preferisce per dare una terapia sempre uguale e non variabile, di metterla nelle capsule di gelatina ovviamente. Andiamo a un po' di tecnologie, diciamo di legislazione, abbiamo finito la parte tecnologica, andiamo un po' alla parte legislativa. Chi può prescrivere la cannabis? Nonostante ci siano ancora medici che dicano che è illegale, in realtà qualsiasi medico iscritto all'ordine può fare una ricetta. Ma chiaramente una ricetta piena di formalismi. La cannabis è un off-label. Che vuol dire off-label? Letteralmente significa fuori dall'etichetta, cioè significa che è un farmaco che viene utilizzato fuori dalle autorizzazioni ministeriali, quindi è un farmaco sperimentale, motivo per cui il medico si deve prendere la responsabilità di prescriverlo, sempre che ci siano ovviamente degli studi accreditati che ne dimostrano l'efficacia, e ovviamente nel caso della cannabis ci sono, e deve, non solo ripeto, prendersi la responsabilità, ma informare il paziente, quindi il paziente firma il consenso informato e si prende la responsabilità di assumere una terapia di fatto non convenzionale o comunque non autorizzata dal ministero. La cannabis non ha un AIC, non ha un'autorizzazione all'immissione al commercio.
deve compilare una scheda di monitoraggio che deve dare al Ministero, comunque alle ASP competenti, in cui, che possa appunto permettere, a qualora ci siano, agli uffici competenti di monitorare appunto quanta cannabis viene assunta dai pazienti, e chiaramente deve rispettare tutti i formalismi di questa legge, che è la 94-98 di Bella, che è appunto la legge che regola le prescrizioni off-label. Quindi che tipo di ricetta è? È una ricetta chiaramente, ve la faccio vedere, non ripetibile, è uno stupefacente, 30 giorni escluso il giorno di emissione, è stupefacente e doping, quindi abbiamo l'obbligo non solo di mandare ogni fine mese la copia della ricetta all'ASP, ma abbiamo anche l'obbligo ogni 31 gennaio dell'anno successivo alle dispensazioni di tutte le ricette, visto che è un doping, di comunicare la quantità totale di sostanza utilizzata durante l'anno precedente. Cioè ogni gennaio, non so, gennaio 2021, noi abbiamo comunicato tutti i chili di cannabis che abbiamo utilizzato nel 2020, solo perché è doping, non perché è stupefacente. Ricetta medica, ve la faccio vedere, che è un po' meglio. Io non so se vi capiterà, diciamo, presto, però preferisco farvela vedere che dirvi che cosa ci deve essere. Carta intestata fondamentale, completa, ma completa di indirizzo, completa di numero di telefono, completa di numero dell'iscrizione all'ordine del medico, cioè il medico deve essere rintracciabile, è uno stupefacente, quindi non può scrivere un nome e cognome così. In questo caso la dottoressa scrive ricetta non ripetibile redatta secondo legge 94-98, questo è un po' ridondante in realtà, perché è chiaro che sia non ripetibile ed è chiaro che sia legge 94-98. Utilizzatore, come vedete c'è DMM 137/2017, un codice alfanumerico, in quanto per la legge di Bella è vietato mettere nomi e cognomi o addirittura neanche il codice fiscale. Quindi si deve inventare un nome, che può essere qualsiasi cosa, anche Paperino 45, basta che poi nel consenso informato e nella scheda di monitoraggio, nel consenso informato ci sia scritto nella scheda di raccolta analisi del medico che Paperino 45 corrisponda chiaramente a quel paziente che ha un nome, un cognome, un indirizzo e un codice fiscale. Però di fatto noi farmacisti non dobbiamo saperlo, anche se poi ovviamente lo veniamo a scoprire. Ovviamente cosa si prescrive? Beh, Drocan 22%, 5 grammi in olio di oliva 50 ml, fai soluzione oleosa secondo metodica CIFAP, quindi il medico ci dice cosa fare, se non lo dice scriverà fai secondo arte, solitamente fai secondo arte lo scrivono i medici che non hanno molto idea delle tecniche estrattive. La posologia non necessariamente obbligatoria, invece è obbligatoria la motivazione per il quale viene scritta, quindi in questo caso è un paziente che non risponde alle terapie convenzionali e quindi il medico si assume la responsabilità, sempre secondo la legge 94-98 di Bella, che ha approvato tutti i farmaci antinfiammatori e antidolorifici presenti in commercio e decide appunto liberamente, informando appunto il paziente, di somministrare cannabis. Timbro e firma in originale. È assolutamente per esteso, ragazzi, non accettate sigle perché è un illecito. E ovviamente la data. Qua vi ho riportato la legge 94-98 di Bella, poi magari se volete io darò le slide, quindi ve la leggete un po' più nel particolare, anche perché in galenica devo dire che si fa tanto con la legge di Bella, quindi è importante che la conosciate. CBD oil, il laboratorio in realtà non ci arriva solo la cannabis, ma ci arriva anche la polverina di cannabidiolo. È un cannabidiolo puro al 99%, attenzione, esistono due tipi di polverina, diciamo, di principio attivo di cannabidiolo, quello di origine naturale e quello di origine sintetica. Se avete ascoltato un po' quello che vi ho detto prima, dovreste già capire la differenza. Quello di origine sintetica è chiaramente fatto in laboratorio, quindi CBD puro, punto e basta. Quello di origine naturale non contiene solo il cannabinoide, ma contiene tutto il fitocomplesso, quindi ha un'azione completa, è come se gli dessimo il fiore. Chiaramente, se mai doveste approcciarvi a questo tipo di terapia e di terapia di preparazione in laboratorio, vi consiglio di comprare assolutamente solo quello di origine naturale. L'altro è lecito, basta che chiaramente corrisponda alle GMP, sia prodotto secondo le GMP, e lo sottolineo
Io perché ragazzi in realtà ci sono tanti produttori che vi proporranno CBD per le preparazioni galeniche, ma attenzione perché spesso propongono di a uso tecnico, non a uso farmaceutico. L'uso tecnico nelle preparazioni galeniche è vietato utilizzarlo. L'uso tecnico non lo possiamo comprare, ma lo possiamo utilizzare solo per prove di laboratorio. Ma ve ne accorgerete dai prezzi, insomma, la differenza è abbastanza sostanziosa. Quindi diffidate dai cannabinoidi a poco prezzo, dal CBD a poco prezzo. E quindi di fatto che facciamo? Facciamo semplicemente appunto una solubilizzazione del principio attivo nell'olio e diamo appunto un olio a quel punto con una percentuale di CBD assolutamente pesata, assolutamente certa. Ok, abbiamo le ultime slide, l'ultimo argomento che poi è in realtà il perno di questo incontro di oggi pomeriggio, che è appunto il decreto assessoriale di gennaio 2020, che è quello che ha sancito la rimborsabilità a carico del sistema sanitario regionale. Sembra tutto bello, in realtà non lo è, nel senso che purtroppo le preparazioni magistrali che l'assessorato per le quali l'assessorato ha previsto il rimborso, non sono tutte e sono solamente per un tipo di patologia, ovvero il dolore, la riduzione del dolore cronico, moderato, severo, refrattario, ovviamente sempre alle terapie convenzionali farmacologiche disponibili. E quindi sempre riduzione del dolore associato a spasticità in pazienti affetti da sclerosi multipla con un punteggio NRS maggiore o uguale a 5 e riduzione del dolore neuropatico sempre che abbiano un punteggio NRS maggiore o uguale a 5. Cosa significa? Che tutte quelle fantastiche patologie che il decreto Lorenzin ha indicato come utili, come delle patologie nelle quali la cannabis aveva dimostrato un certo effetto, sono state escluse. In primis la ovviamente epilessia, la riduzione la riduzione dei movimenti appunto involontari, il Parkinson, il glaucoma, la stimolazione dell'appetito, la diminuzione della nausea. In realtà ci stiamo battendo affinché anche queste indicazioni terapeutiche vengano inserite. Infatti qua Parkinson, Alzheimer, la Tourette, stimolazione dell'appetito, tutte completamente eliminate. Chi potrà prescriverlo, visto che l'unica patologia accettata è il dolore, quindi l'antalgia, l'effetto antalgico della cannabis, i piani terapeutici a carico del sistema sanitario regionale possono essere prescritti solo dalle unità ospedaliere che hanno i reparti di anestesia e rianimazione, i reparti di neurologia e i centri di terapia del dolore. Come avviene la prescrizione? Anzi, prima vi voglio dire che quali preparati verranno rimborsati. Di tutto quello che vi ho detto prima, quindi di tutto quello che possiamo preparare in laboratorio, in realtà non tutto viene rimborsato. Quindi viene rimborsata soltanto la cartina per il decotto, la cartina per inalazione, quindi di fatto appunto la sostanza pura data in dose farmaceutica, gli estratti oleosi, ma non tutti, quindi tutte quelle tecniche estrattive in realtà è stata autorizzata soltanto la SIFO-SIFAP, gli estratti alcolici, quindi le resine, soltanto con la metodica Calvi, e le capsule contenenti estratti alcolici sempre solo con metodica Calvi, quindi soltanto queste cose possiamo dare gratuitamente al paziente. Le ultime due slide importanti, come avviene la prescrizione, e non ve la leggo, ve la spiego che forse viene più semplice, in poche parole il paziente va in ospedale, va in una di queste unità operative che vi ho indicato, quindi anestesia e rianimazione o neurologia o centri di terapia del dolore, lo specialista gli fa un piano terapeutico per una durata di terapia di massimo 30 giorni e per massimo 6 mesi, quindi gli farà o una copia o due copie per 2 mesi o 3 fino a 6 copie. La prima ricetta la si farà in ospedale, quindi il paziente esce dall'ospedale già con la ricetta del sistema sanitario regionale. Tutte le altre per la prosecuzione della terapia il paziente dovrà andare dal medico con la copia del piano terapeutico, dal medico di medicina generale, che con la copia del piano terapeutico potrà fare le altre ricette del sistema sanitario nazionale. Quindi oltre alla ricetta e al piano terapeutico lo specialista compilerà e farà informare ovviamente
farà firmare al paziente sempre il consenso informato che terrà per sé, ma compilerà anche la scheda di raccolta dati che dovrà essere essenzialmente assolutamente allegata alla ricetta e al piano. Quindi quando vi viene qualcuno in farmacia, non so se c'è qualche figlio di titolare che mai ne vedrà, diciamo, ben presto, considerate che stiamo firmando e litigando con l'ASPE in questi giorni per firmare le convenzioni, quindi speriamo che si attivi entro il mese. E stavo dicendo, se mai vi capiterà di ricevere una ricetta con rossa, quindi da farsi poi rimborsare al sistema sanitario regionale, deve essere assolutamente accompagnata dal piano terapeutico e dalla scheda di raccolta dati, e se no non potete accettare, non potete chiedere appunto il rimborso. E, detto questo, ovviamente, ma quello sempre, dobbiamo poi restituire, quello lo si fa anche adesso, assieme al farmaco, al paziente, una copia della ricetta datata firmata e timbrata come giustificativo del possesso, perché chiaramente se il paziente si porta dietro la boccetta con l'olio poi lo fermano, deve dare un documento giustificativo del possesso. Attenzione ragazzi, non è che tutto il resto non si può più fare, si può fare, però sarà con ricetta bianca, quella che vi ho fatto vedere all'ospedale Boccheri La Perla, e sarà completamente a carico del paziente, solo appunto questo non verrà rimborsata dal sistema sanitario. Penso di avere finito, io poi vi ho allegato, qualora vi interessassero, tutti i documenti che comunque trovate nella gazzetta della URSS, nella gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, che appunto è il consenso informato, il progetto pilota, quindi che viene compilato e viene allegato alla ricetta, e anche la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa che il medico dovrebbe mandare all'AIFA qualora ce ne dovesse essere bisogno, speriamo di no, e basta, penso di avere finito. Grazie dottoressa, sono arrivate un po' di domande, quindi casomai se... si può fermare, ecco, dopo per l'incontro, cioè per il momento, ecco, di confronto delle domande. Si possono fare adesso perché io devo lavorare o se può, esatto, se può, tra una mezz'oretta credo, in tempo, diciamo, di dare lo spazio al dottore Nocerino, quindi per finire tutti gli interventi e poi poter rispondere alle domande. Mi mandate un messaggio? Avete il mio cellulare? Forse no, ma torno qui, non si preoccupi. Ok, va bene, grazie. Allora, l'ultimo intervento del dottore Nocerino, che è un neuroscienziato. Dottoressa, se può, esatto, se può togliere la condivisione. Ok, grazie. Che è un neuroscienziato presso Luce Institute di Amburgo. Prego, la parola. Buonasera a tutti, adesso condivido un attimo lo schermo. Mi vedete, mi sentite, vedete la presentazione? Sì, benissimo. Ok, allora, nella mia presentazione principalmente parleremo ovviamente di cannabis e ricerca. Fondamentalmente affronteremo sia la ricerca preclinica che la ricerca clinica e potrò essere comunque relativamente breve perché il professor Laguardia e la dottoressa Modeo comunque mi hanno spianato la strada. E quindi possiamo iniziare. Mi presento rapidamente, sono Salvatore Nocerino, ho iniziato i miei studi scienze biologiche presso l'Università di Napoli Federico II, dopodiché sono sempre stato interessato alle neuroscienze, quindi mi sono iscritto al Master di Neuroscienze presso l'Unità di Trieste, dove ho iniziato appunto il mio approccio alla cannabis in ricerca, un approccio principalmente teorico per quanto riguarda un corso di Advanced Neuropharmacology. Dopodiché ho avuto la possibilità di lavorare appunto nella ricerca praticamente presso l'Università di Creta, dove lavoravo sui cannabinoidi utilizzati come trattamento per la retinopatia da diabete, principalmente su modelli animali. E essendo sempre stato interessato comunque appunto alla cannabis in ricerca e all'ambito della neurooncologia,
ho effettuato il mio, diciamo, il tirocinio di master presso il Luke Institute di Amburgo, dove appunto ho lavorato sull'utilizzo della cannabis come trattamento per glioblastoma, che è la forma più grave, diciamo, di tumore cerebrale. E in questo caso, in particolare, il fine del mio progetto era quello di identificare nuovi possibili meccanismi molecolari alla base dell'effetto antitumorale della cannabis. Allora, adesso possiamo finire di parlare di me, vi introduco un attimo l'agenda di questa presentazione. In particolare, principalmente dirò brevemente il percorso, diciamo, la timeline della cannabis a scopo medico. Dopodiché vedremo la cannabis medica in oncologia e, essendo il mio ambito in particolare, la cannabis medica per il trattamento dei gliomi, che come abbiamo detto sono tumori cerebrali. Dopodiché vedremo comunque la versatilità della cannabis come, diciamo, in ricerca e come trattamenti medici, affrontando un tema abbastanza attuale che è quello della Covid-19. E poi vedremo un po', tireremo un po' le somme di questa presentazione, vedendo i prossimi obiettivi. A mio parere, quando si parla di cannabis, il vero problema è che nell'80%, se non di più, dei casi, le prime associazioni che vengono fatte, e forse le uniche associazioni che vengono fatte, sono queste qui, ovvero la cannabis col movimento reggae Bob Marley, la cannabis come sostanza di abuso, e ovviamente i famosi coffee shop di Amsterdam. Il vero problema in questo caso è quando queste associazioni vengono fatte anche da personale medico, personale sanitario, che invece dovrebbe incentivare, informare per quanto riguarda l'utilizzo medico, il potenziale dell'utilizzo medico della cannabis, e quindi appunto non viene fatto, si crea un po' questo stigma, questa chiusura in questo prodotto. Quindi andiamo a vedere un po' per quanto riguarda la cannabis utilizzo medico. L'utilizzo medico della cannabis ha origini antichissime, in particolare ci sono testimonianze di utilizzo da migliaia di anni, è sempre stata comunque diffusa anche appunto a scopo medico, e la data, questa data del 2737 a.C. è una data, diciamo, simbolica, perché è la data del primo trattato ufficiale dell'utilizzo medico della cannabis fatto dall'imperatore di Taiwan, perché fondamentalmente quella zona, diciamo, orientale, compresa l'India, era una zona in cui veniva molto impiegata. Ovviamente c'è stata anche la presenza di cannabis in antica Grecia, quindi le testimonianze vengono un po' da tutte le parti. Però, diciamo, una data fondamentale per la diffusione in Occidente della cannabis è il 1842, quando un medico di origine irlandese che lavorava in India iniziò a fare ricerca su questo prodotto e sul suo impiego, diciamo, in medicina, e rientrò in Europa con un grande quantitativo di farmaco di cannabis, e questo, diciamo, fece in modo che si diffuse questo prodotto. La diffusione di questo prodotto ovviamente portò anche, diciamo, all'altra faccia della medaglia, ovvero la diffusione anche come droga d'abuso. Ovviamente la conseguenza di questa diffusione come droga d'abuso è stata, diciamo, cambiamenti legislativi. E due date fondamentali sono il 1937 con il Marijuana Tax Act, in cui veniva, diciamo, resa illegale la marijuana, la cannabis, anche a scopo medico. E nel 1961, col Single Convention Drug Act, la marijuana e la cannabis viene inserita nelle sostanze stupefacenti, ed in particolare nella Schedule 1 di queste sostanze stupefacenti, che, diciamo, fa parte dei prodotti più pericolosi. Fortunatamente questo non ha fermato l'interesse scientifico, l'interesse medico nell'utilizzo della cannabis, ed infatti comunque si è continuato a valorizzare, a comprendere il potenziale di questo prodotto, principalmente come, in un primo momento, solamente come, diciamo, terapie palliative e, diciamo, di sostegno, in particolar modo per quanto riguarda l'ambito oncologico. Però col passare del tempo, in particolare negli ultimi 20-30 anni, l'interesse scientifico per l'utilizzo appunto di cannabis medica è incrementato, quando ci sono state, diciamo, ricerche che hanno dimostrato un effettivo
capacità antitumorale della cannabis. Come potete vedere qui ci sono due frecce che indicano la ricerca preclinica e la ricerca clinica. Queste due frecce sono di dimensioni differenti, questo sta a dimostrare appunto i progressi avuti negli ultimi anni, perché per quanto riguarda la ricerca preclinica sono stati progressi enormi. Fondamentalmente sono scoperti, come diceva il professor Laguardia, è stato scoperto il sistema endocannabinoide, i recettori, nuovi recettori, ancora diciamo, stiamo scoprendo nuovi meccanismi molecolari. D'altra parte la ricerca clinica invece non ha fatto enormi progressi, un po' per diciamo, problemi legali, un po' per la chiusura mentale e un po' anche per la mancata informazione al riguardo. Per quanto riguarda la cannabis medica in oncologia, ovviamente tutto parte dall'utilizzo di cannabis come farmaco palliativo e di supporto alle cure chemioterapiche. Come già detto il professor Laguardia e come diciamo, accetto il suo assist, principalmente i cannabinoidi utilizzati sono i fitocannabinoidi, gli endocannabinoidi e i cannabinoidi sintetici. Questi sono stati utilizzati per vari motivi in ambito oncologico, prima cosa per limitare la nausea e il vomito dovuti anche alle chemioterapie, per il miglioramento della qualità del sonno e del mood. È stato dimostrato anche un effetto antidepressivo, ansiolitico dei cannabinoidi. In questo caso però è stato anche dimostrato che un utilizzo sbagliato del THC può indurre l'effetto opposto. Questo effetto opposto invece non è stato riscontrato per quanto riguarda gli agonisti dei recettori del CB2. Dall'altra parte invece abbiamo anche ovviamente l'aumento dell'appetito, che può essere importante per pazienti sotto cure chemioterapiche. Tutto questo, diciamo, tutti questi aspetti positivi sono incrementati al fatto che per quanto riguarda l'utilizzo della cannabis, la safety è molto elevata, principalmente per il fatto che non esistono recettori di cannabinoidi nei nuclei vitali del cervello e quindi non esiste nemmeno, possiamo assumere, non esiste nemmeno un quantitativo che possa indurre effetti letali dovuti appunto alla cannabis. Queste cose, diciamo, queste informazioni collezionate insieme hanno spinto la ricerca diciamo, preclinica su modelli cellulari e anche modelli animali e hanno dimostrato anche che l'utilizzo di cannabis portava a diminuzione delle dimensioni di molti tumori e anche all'induzione di apoptosi in queste cellule tumorali. E in particolare questo è stato molto studiato, c'è stata molta attenzione per quanto riguarda i tumori cerebrali. Che è quello fondamentalmente di cui mi sono occupato io. Per quanto riguarda la cannabis e il glioma, vi parlo rapidamente del glioma. Il glioma è una formazione cancerosa delle cellule del glia, e fa parte, non è l'unico tumore cerebrale, ma ne costituisce la maggior parte. E questi gliomi possono essere suddivisi in 4 gradi a seconda dei criteri della World Health Organization. E i gliomi di 4° grado sono chiamati glioblastoma, è la forma più aggressiva di tumore al cervello. La prognosi sfortunatamente è molto negativa, nel senso c'è un'aspettativa di vita dopo la prima diagnosi di una media di 15-18 mesi e attualmente non esistono trattamenti efficaci. Le caratteristiche principali dei glioblastomi sono un'area necrotica centrale molto estesa, un edema che diciamo circonda l'area della massa tumorale dovuto principalmente alla capacità neoangiogenetica di questi tumori e poi una forte invasione, come potete vedere anche in questa immagine, addirittura da creare modificazioni nella morfologia delle strutture del cervello. Quindi diciamo che l'impegno per trovare trattamenti o cure che migliorino la situazione per questo tumore è molto elevato. La curiosità, diciamo, l'interesse per quanto riguarda la cannabis come trattamento nei gliomi nasce da alcune ricerche che hanno dimostrato un'alterazione del sistema endocannabinoide in cellule di glioma. In particolare possiamo dire che non soltanto per quanto riguarda le cellule di glioma, ma questa alterazione è stata trovata anche nelle cellule dei vasi sanguigni associati a questi tumori. Come abbiamo detto prima, c'è una forte capacità angiogenetica e in più questo è stato dimostrato anche in cellule di altri tipi di tumori. Come potete vedere da questi grafici,
l'alterazione, diciamo, l'effetto dell'alterazione è un incremento dei livelli di espressione dei recettori CB1 e CB2, e in particolare questo incremento è anche correlato al grado del glioma. Come potete vedere in nero, rappresenta i gliomi di alto grado. L'incremento dei recettori CB1 e CB2 è comunque molto significativo. Per quanto riguarda la letteratura, a riguardo dei recettori CB1 ci sono un po' di dati a volte contrastanti, mentre le mutazioni, l'incremento dell'espressione dei recettori CB2 in questa cellula di glioma è consistente, è allineato in tutta la letteratura. Quindi vi faccio brevemente un riassunto per quanto riguarda i recettori del CB2. Questi vengono chiamati erroneamente recettori periferici perché la loro principale distribuzione è nel tessuto periferico, in particolare nel sistema immunitario. Sono anche loro, come i recettori CB1, sono i recettori accoppiati alla proteina G, e come abbiamo detto sono principalmente trovati nel sistema in tessuti periferici, anche sono trovati nel sistema cardiovascolare, nel fegato, nelle ossa, nel sistema riproduttivo, ma ultimamente è stato confermato la presenza di recettori CB2 anche nel cervello, non soltanto nelle cellule del microglia, quindi nelle cellule della immunità del cervello, ma anche in altri tessuti come il cervelletto, il quinto nucleo spinale, l'ippocampo e il brainstem. Quindi l'interesse anche per questo tipo di recettori negli ultimi anni sta crescendo vertiginosamente. E tutti raccogliendo un po', sommarizzando un po' tutti i risultati delle ricerche sugli effetti dei cannabinoidi su cellule di glioma, parliamo di effetti antitumorali, i principali effetti sono l'induzione di apoptosi in queste cellule, l'induzione di autofagia, l'inibizione dei meccanismi di sopravvivenza, l'inibizione anche della capacità di motilità delle cellule, un'induzione dello stress del reticolo endoplasmatico e anche l'induzione alla differenziazione delle glioma stem cell, che in pratica sono cellule tumorali staminali e sono fondamentali per la capacità di recidiva di questi tumori. Andiamo a vedere un po' più nello specifico. E questi meccanismi sono stati anche caratterizzati, alcuni meccanismi molecolari alla base appunto di questi effetti. La maggior parte della letteratura si concentra la maggior parte di questi meccanismi caratterizzati si basa sull'incremento dello sfingolipide ceramide in questa cellula di glioma dopo l'esposizione ai cannabinoidi. L'incremento di ceramide è stato dimostrato essere bifasico dopo una esposizione sia al CB1 che al CB2, e un incremento cronico di questo sfingolipide porta a differenti conseguenze. In particolare porta a un'attivazione del meccanismo RAF1, MEC-ERC, che può indurre anche all'apoptosi delle cellule, interagendo con la proteina P8. Da un lato questa proteina inibisce la MMP2 e la TIMP1 e 2, che sono proteine coinvolte nella rimodellazione della matrice extracellulare e quindi coinvolte nella motilità di queste cellule, con un effetto appunto inibizione della motilità. Il P8 può anche interagire con ATF4, CHOP, TRP3 e induce autofagia e stress nel reticolo endoplasmatico. La ceramide è stata vista anche inibire il VEGF, fondamentale appunto per la capacità angiogenetica di questi tumori, e anche di inibire la proteina HIF1A, che è stata dimostrata essere un componente principale della sopravvivenza da ipossia per quanto riguarda i glioblastomi. Inoltre i cannabinoidi sono stati dimostrati anche di indurre un incremento delle specie reattive dell'ossigeno. Queste possono modulare le proteine SOX2, la AML1A,
che induce a loro, che possono indurre a loro volta la differenziazione delle, cioè, delle glioma stem cell. E in più è ben noto che i cannabinoidi inibiscono la PKA e questo può condurre, diciamo, come effetto una traslocazione della proteina BED nei mitocondri, nella quale dimerizza con alcune proteine la membrana mitocondriale, portando appunto al collasso della membrana e quindi al collasso dei mitocondri. Diciamo che questo, seppur sembra complesso, è una sintesi della sintesi dei meccanismi possibili. In questa slide potete vedere un po' una situazione un po' più articolata, ma comunque parliamo sempre non solo di una sintesi dei meccanismi conosciuti, ma anche di una sintesi dei potenziali meccanismi conosciuti. Ma possiamo riassumere dicendo che l'effetto dei cannabinoidi sulle cellule, i cannabinoidi hanno un effetto antitumorale sulle cellule di glioma, principalmente perché inibiscono la crescita di questi tumori, inducendo autofagia, diminuendo la proliferazione, inducendo apoptosi, ne diminuiscono l'invasione, appunto diminuendone la capacità di sopravvivenza all'ipossia e anche la capacità di motilità di queste cellule, e in più diminuiscono anche la capacità di recidive di questi tumori inducendo la differenziazione delle glioma stem cell. Per quanto riguarda la ricerca clinica, diciamo, i prossimi obiettivi anche a livello, diciamo, a breve termine sono: in primis, caratterizzare ulteriori pathway modulati dai cannabinoidi. Questo che significa? Perché fondamentalmente, non sono stati caratterizzati tutti i possibili pathway. Due, fino ad ora la ricerca comunque si è focalizzata sempre sulla subunità alfa della proteina G dei recettori CB1 e CB2. Ma è stato dimostrato che possono essere attivati alcuni meccanismi molecolari anche ad altre subunità, e in più, come diceva il professor La Guardia, ci sono anche nuovi possibili recettori che a loro volta possono attivare nuovi diversi meccanismi molecolari. Dall'altro lato, è anche studiare l'effetto di nuovi cannabinoidi e della modulazione del sistema endocannabinoide, in particolare nuovi possibili agonisti, anche agonisti sintetici, oppure i terpeni, che, come diceva la dottoressa Moddeo, è stato dimostrato che i terpeni comunque hanno anche capacità appunto attive a livello di risposta cellulare, e anche possibili enzimi che sono coinvolti nella degradazione dei cannabinoidi. Come dicevamo, a differenza della ricerca preclinica, per quanto riguarda la ricerca clinica, non abbiamo molti dati e molti progressi. Questo nonostante il fatto che la cannabis comunque è utilizzata come cura palliativa in oncologia da molto tempo, la problematica è il fatto che l'utilizzo di cannabis non è mai stato finalizzato a raccoglimento dei dati effetto antitumorale. I trials clinici e le sperimentazioni sono molto limitate, e infatti cercando in bibliografia i trial clinici che si trovano sono principalmente questi due qui dimostrati, in cui sono entrambi studi, uno è uno studio di fase 1 e uno studio di fase 0, quindi ci sono pochi pazienti arruolati, e in particolare queste pazienti in entrambi gli studi pazienti sono pazienti con una ricorrente di glioblastoma, quindi con una recidiva. E nel primo studio, in questo qua, si valutava l'utilizzo di cannabis di THC con iniezioni intracraniali. Nel secondo studio invece si utilizzava uno spray orale Nabiximol, che è un misto di CBD e THC. E la finalità di entrambi gli studi non era in realtà valutarne l'efficacia, ma valutarne la safety di questi metodi e la valutazione anche degli eventi avversi. In particolare, in entrambi gli studi gli eventi avversi sono stati o pochi assenti, quindi la safety della cannabis è stata confermata. Per quanto riguarda questo studio, è stata dimostrata anche una diminuzione della proliferazione cellulare in due pazienti, quindi facendo analisi istologiche dei tessuti dei tumori. E per quanto riguarda il secondo trial, è stata valutata la sopravvivenza a un anno dei pazienti,
la sopravvivenza dei pazienti trattati con le cannabinoidi rispetto a quella, è maggiore rispetto a quella del gruppo di controllo. Questo studio qui che vi cito invece è uno studio che ancora non è iniziato, dovrebbe iniziare quest'anno a novembre. Questo studio è, a mio avviso, è molto importante per due motivi principali. Uno che a parte viene utilizzato i cannabinoidi, una combinazione di THC e CBD, comunque come lo studio precedente, però la cosa fondamentale è che in questo caso viene utilizzata su pazienti con una nuova diagnosi di glaucoma, quindi non con recidiva. Questo è fondamentale principalmente per una questione di raccolta dei dati, perché purtroppo i pazienti diagnosticati con recidiva di glaucoma hanno un'aspettativa di vita anche sotto trattamento molto bassa, si parla di 2, 3, 4 mesi, mentre anche se i pazienti con una nuova diagnosi hanno un'aspettativa di vita molto bassa, comunque un tempo più esteso e quindi si possono raccogliere più dati al riguardo. Anche in questo caso comunque parliamo di un studio di fase 1, quindi la finalità è quella di raccogliere la safety dell'utilizzo di cannabinoidi in questi pazienti, e è uno studio multicentro, quindi coinvolge più centri, principalmente in Spagna. Al momento sono coinvolti 8 centri e quindi si presume che il numero di pazienti che verrà coinvolto sarà più ampio degli studi precedenti, e questo comunque è importante anche per la quantità di dati e la qualità di dati raccolti. Alla fine, di questo racconto riguardo la ricerca della cannabis, possiamo valutare le motivazioni per cui investire nella ricerca della cannabis. E queste, sono le quattro motivazioni principali, a mio avviso. Prima cosa, un elevato profilo di safety. Abbiamo visto che comunque se con una giusta modulazione, un proprio utilizzo della cannabis, non ci sono comunque eventi avversi gravi. È noto comunque che tendenzialmente l'utilizzo di cannabis porta a un incremento della qualità di vita, quindi a mio avviso, soprattutto in patologie molto gravi, questo non è da sottovalutare. O poi abbiamo anche la base, gli studi preclinici supportavano l'enorme potenziale dell'utilizzo della cannabis sia nei gliomi, negli altri, anche altri tipi di tumori, ma in molte patologie. E ovviamente accumulare nuovi dati con nuove ricerche è fondamentale anche per un corretto utilizzo, un utilizzo più proprio di questo prodotto. A questo punto ho concluso la mia parte per quanto riguarda la cannabis sui gliomi, e per portarvi un esempio appunto della potenzialità di questo prodotto non soltanto in campo oncologico, vi parlo di una situazione abbastanza attuale, ovvero la cannabis la ricerca e la cannabis per quanto riguarda la Covid-19. In particolare al momento ci sono all'attivo 5 studi clinici sull'utilizzo della cannabis. Questi studi hanno fini diversi. Se andiamo a vederli, in particolare uno studio che vuole valutare la capacità di prevenzione per la Covid-19 utilizzando la cannabis. Un altro studio vuole utilizzare la cannabis come trattamento per la polmonite indotta dalla Covid. In più c'è uno studio che vuole valutare la capacità l'efficacia della cannabis sulla sintomatologia post-Covid, ovvero principalmente per quanto riguarda la fatica. E poi altri due studi in cui uno vuole valutare la moderazione degli effetti collaterali dei trattamenti steroidei, e dall'altro, ovviamente, questo è abbastanza noto, ovvero il trattamento di ansia e disturbi psicologici possono essere associati comunque ai periodi di quarantena che tutti abbiamo vissuto. I motivi per cui ci sono questi studi, principalmente è ben noto comunque che l'attivazione dei recettori CB2, come abbiamo già detto, sono principalmente distribuiti sulle cellule del sistema immunitario. Da un lato stimola lo sviluppo delle cellule immunitarie immature, e quindi questo è fondamentale comunque per la prevenzione per quanto riguarda la Covid-19. Dall'altro lato l'attivazione del recettore CB2
su cellule immunitarie già attive ne può limitare l'attivazione quando questa può diventare, diciamo, patologica, e questo può essere fondamentale in un trattamento, perché comunque sappiamo che la sintomatologia del coronavirus è dovuta principalmente a una sistematica azione infiammatoria. In più è noto che i cannabinoidi modulano appunto le tempeste citochiniche, di citochine, quindi appunto possono limitare l'infiammazione dovuta al coronavirus. Ovviamente, come parlavamo dell'ultimo studio citato prima, un adeguato utilizzo di cannabinoidi è ben noto essere avere un effetto ansiolitico, e appunto ottimo il trattamento dell'ansia. Quindi, diciamo, questo rappresenta un po' i motivi per cui esistono questi studi, e quindi sta validando un po' l'utilizzo della cannabis anche per questo. Mettendo tutto insieme, diciamo, i prossimi passi per la pratica clinica, per l'utilizzo della cannabis appunto in pratica clinica, a mio avviso sono: uno, aumentare la formazione del personale sanitario sull'argomento, proprio perché, come abbiamo detto in principio, il personale sanitario comunque dovrebbe essere quello a incentivare, informare anche per quanto riguarda le capacità di questo prodotto e il corretto utilizzo di questo prodotto. Anche regolamentare in modo efficace, diciamo con leggi più mirate, opportune, l'utilizzo a scopo medico, limitare la burocrazia, perché per quanto ne so, magari mi potrà confermare la dottoressa Modeo, diciamo la burocrazia è abbastanza complicata, e per quanto riguarda comunque pazienti anche con patologie gravi, questo può essere un problema. E ovviamente sensibilizzare l'opinione pubblica, in modo tale che quando si parla di cannabis non si pensa soltanto alla sostanza d'abuso, ma magari anche a altre proprietà di questa sostanza. Concludo questo con questo take home message: it's not just the plant, it's our body. Questo vuole significare, come in realtà hanno già anticipato il professor La Guardia e la dottoressa Mondeo, che quando si parla di cannabis, di sistema cannabinoide in generale, non si parla soltanto della pianta, ma si parla comunque del nostro corpo, cioè di un sistema che regola e modula attività, processi sia fisiologici che patologici, quindi comprenderne la corretta modulazione può portare vantaggi enormi. Con questo, diciamo, concludo. Voglio ringraziare ovviamente AISFA Palermo, tutti i ragazzi di AISFA Palermo e le ragazze di AISFA Palermo per avermi dato questa possibilità. È stato un onore, un piacere parlare comunque del mio lavoro e di questo prodotto. E per qualsiasi domanda, cioè, diciamo, posso rispondere, per qualsiasi informazione potete contattarmi tranquillamente su questi contatti. Grazie Salvatore. Grazie mille. Sei stato chiarissimo, e tra l'altro lo ripeto, diciamo, questo evento nasce proprio dalla voglia di fare chiarezza e di evitare, insomma, di scadere in luoghi comuni e dare proprio, diciamo, un'altra visione, ecco, della cannabis proprio a scopo terapeutico. Grazie a tutti. Passo la parola adesso alla mia consigliera Emanuela Vitale, che leggerà le domande che sono arrivate sia dalla piattaforma YouTube che dai nostri social, dalle pagine, per poi appunto dare, insomma, inizio al dibattito, insomma al confronto, per le varie curiosità. Grazie. Grazie Sabrina. Buonasera a tutti, sono Emanuela Vitale, consigliera della Commissione dei Convegni Scientifici. Prima di iniziare con le domande, anche io volevo ringraziare tutti i relatori che hanno permesso la realizzazione di questo evento, e un grazie particolare va anche a tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube, perché questa affluenza ripaga tutto il lavoro fatto per andarlo a organizzare e ci dimostra quanto il progetto AISFA abbia riscosso successo in tutta la nostra categoria. Ma ora quindi non tolgo più comunque del tempo, anche perché, come diceva Sabrina, abbiamo tantissime domande e sono riete su tutti i social, e quindi iniziamo con la prima domanda. Allora, si potrebbe utilizzare la cannabis terapeutica per trattare i bambini? Ci sono degli studi, ad esempio, per usarla in bambini autistici. Qui magari se si vogliono collegare al professore Venturella oppure la dottoressa Modeo. Altrimenti, se vuole, il dottor Nocerino. Sì, rispondo un attimo io, ovviamente, perché
Non sono molto informato a riguardo, però so di molti studi appunto concentrati sulle alterazioni del sistema endocannabinoide nello spettro autistico. E appunto sono state trovate variazioni dei recettori oppure degli enzimi coinvolti nella degradazione degli endocannabinoidi in pazienti autistici comunque. In realtà credo che in alcuni paesi sia già utilizzata non principalmente per curare la patologia, ma per alcuni, diciamo, sintomatologie, come se, non lo so, gli spasmi o l'autolesionismo. Però comunque, per quanto riguarda la ricerca clinica, so che è abbastanza indirizzata, c'è abbastanza interesse a riguardo. Ok, allora che si è collegato lei, direttamente le faccio anche un'altra domanda. Si potrebbe pensare a una terapia di cannabis, una terapia monoclonale per contrastare tumori così aggressivi, dato che comunque entrambi riescono a modulare il sistema immunitario? Decisamente, perché per un motivo principale, come già ho detto in tutte le slide, il profilo di safety della cannabis. Quindi fondamentalmente anche magari utilizzare la cannabis insieme a terapie che possono essere o meno tollerate o in generale, ma sto parlando soltanto delle terapie immunitarie, comunque si può fare senza grossi problemi. E poi come detto nella domanda, gli endocannabinoidi, soprattutto nel cervello, modulano anche il sistema immunitario del cervello, quindi sì, ovviamente una sinergia tra varie terapie potrebbe essere utilissima. Perfetto. Allora, vedo che siano collegati sia il professore Venturella che la dottoressa Amodeo, quindi in caso ripeto la stessa domanda che avevamo già letto. Allora, si potrebbe utilizzare la cannabis terapeutica per trattare i bambini? Ci sono degli studi, ad esempio, per usarla in bambini autistici? Assolutamente sì, già ci sono degli studi dal 2019 che hanno fatto sui bambini autistici e soprattutto con la tipologia di cui vi parlavo prima, che viene utilizzata anche per l'epilessia infantile, che è la vedrolite, che è una tipologia di cannabis che non contiene THC, quindi ha soltanto CBD e quindi va ad agire soprattutto appunto sull'effetto miorilassante, quindi del controllo dei movimenti involontari o comunque delle reazioni appunto derivate da queste patologie come appunto l'autismo o l'epilessia. Quindi sì, lo fanno, non è tanto diffuso, ma è la nuova, diciamo, frontiera per questo tipo di affezioni infantili. Sì, io aggiungo che ci sono degli studi anche su un farmaco appunto totalmente a base di CBD, che è l'Epidiolex, che ha portato anche dei buoni risultati. Questo ovviamente si aggiunge, e qui viene fuori sempre il tossicologo che è in me, nella particolare importanza di andare verso terapie con cannabis terapeutica controllata, perché invece l'uso di cannabinoidi sintetici o delle cosiddette super cannabis ad alto contenuto di THC potrebbe andare invece nell'altra direzione, cioè di causare sintomi simili all'autismo. Quindi questo è molto importante, perché tra gli effetti tossici dei cannabinoidi sintetici e anche di cannabis con alto contenuto di THC potrebbero esserci invece dei danni in aree del sistema nervoso centrale o del cervello, che potrebbero portare anche come conseguenza sintomi simili all'autismo. Quindi a maggior ragione, c'è questa differenza totale tra l'uso terapeutico corretto e l'uso scorretto di composti a base di cannabinoidi, soprattutto i cannabinoidi sintetici, che non c'entrano niente con la cannabis naturale, ma purtroppo proprio per il fai da te online, spesso e volentieri tutto ciò che porta il nome cannabis può essere confuso, e quindi è molto importante saper distinguere. Quindi, diciamo, in campo terapeutico sicuramente ci sono delle evidenze positive che possa essere impiegato come anticonvulsivante, soprattutto, ma
soprattutto, ripeto, il CBD ha queste potenzialità. Perfetto, allora rimaniamo sempre in questa comunque tematica e c'è un'altra domanda, dice: la cannabis cura alcune malattie o attenua solo i sintomi? E quanto tempo impiegano i farmaci a base di cannabis a presentare nel paziente gli effetti terapeutici? La cannabis non cura nessuna malattia, questo che sia chiaro. La cannabis attenua i sintomi di patologie importanti e permette di vivere meglio, permette di dormire meglio, permette di avere meno dolore, permette di tremare meno, permette di migliorare tutti quei... cioè cura il sintomo, non cura la causa. Gli effetti sono completamente relativi e soggettivi, motivi per cui a oggi non esistono degli schemi posologici adatti e adattabili a ogni paziente. Essendo un farmaco recettoriale, io ho 1000 recettori, tu ne hai 2, e quindi su di me ha un'azione, su di te ne ha un'altra, quindi magari a me bastano 3 gocce, ci sono pazienti che pigliano 90 gocce al giorno, 120 gocce al giorno, proprio perché appunto, come spiegava il professore La Guardia, è tutto recettoriale. Addirittura da un paio d'anni ormai è abbastanza confermato il fatto che circa un 30% della popolazione, soprattutto femminile, pare non sortisca nessun effetto dalla terapia con cannabinoidi. Quindi è completamente, ripeto, soggettivo, è il tempo per agire. Io dico sempre ai miei pazienti: abbiate pazienza, non vi aspettate che la cannabis sia come una tachipirina. Noi abbiamo dolore, abbiamo la febbre, la tachipirina ci fa scendere la febbre. Non è così, dobbiamo avere pazienza, goccia dopo goccia, capsula dopo capsula, piano piano di raggiungere quella che è la dose adatta e necessaria a noi, quella che ci fa star meglio nel più breve tempo possibile. Possibilmente spesso ci capita di dover cambiare tipologia di cannabis perché una non è andata bene e quindi ne utilizziamo un'altra, proprio perché a volte quella senza THC o senza CBD non è andata bene, perché tra l'altro pare che il CBD potenzi anche l'attività del THC, quindi magari la cannabis con solo THC, la Bedico, la Bedroca non abbia fatto effetto, poi gli diamo un po' di CBD e la persona improvvisamente sta benissimo, o cambiamo tipi di estrazione, quindi gli diamo più o meno cannabinoidi acidi e neutri o più o meno terpeni. Quindi è un mondo completamente sconosciuto e troppo soggettivo per rispondere in maniera, diciamo, standard e standardizzata a questa domanda. Va benissimo. E invece ci chiedono se comunque ci possono essere delle interazioni con altri farmaci. A voglia. Assolutamente sì, con moltissimi farmaci, sia in senso di aumento dell'attività dei cannabinoidi o in senso di diminuzione, perché, come penso i miei studenti dovrebbero aver imparato bene, ci sono farmaci che possono agire come induttori enzimatici, farmaci che possono agire come inibitori enzimatici, quindi chiaramente se si assume cannabis con ad esempio un induttore, chiaramente avremo una diminuzione della concentrazione e della biodisponibilità del principio attivo. Al contrario, se insieme a farmaci inibitori enzimatici potremmo avere degli effetti invece di potenziamento, per non parlare poi dell'interazione con l'alcol o a peggio ancora con altre sostanze di abuso. Ricordiamoci sempre, come già sarà stato detto, che appunto i cannabinoidi agiscono su sistemi recettoriali, quindi hanno un loro metabolismo, quindi chiaramente associarli a farmaci che hanno ad esempio un meccanismo similare o possono produrre effetti similari o con interferenze sia in ambito farmacocinetico e farmacodinamico può portare chiaramente anche a un peggioramento della sintomatologia. Oltretutto, questo si collega alla domanda precedente, ci sono tante bufale online, come ad esempio, non so se è stato detto in qualche intervento, perché io purtroppo non ho potuto ascoltare tutto, si parla molto della cannabis che cura il coronavirus o che cura le polmoniti da coronavirus, diciamo. È vero che ci sono delle attività antinfiammatorie, però
dico, bisogna stare attenti prima di diciamo, mettere in giro queste affermazioni. Non fa niente, può aiutare nel processo di guarigione, come in tutte le patologie. Quindi sicuramente le interazioni sono un'altra cosa di cui il bravo farmacista si può prendere a carico nell'informare il paziente che quando viene a acquistare cannabis bisogna informarsi su che tipo di farmaci sta prendendo. Quindi sicuramente le interazioni ci sono. Sì, se in merito a questo posso aggiungere qualcosa. Perché... Sì. Comunque sono d'accordo assolutamente che quando parliamo di cannabis, nel mio caso ho studiato cannabis su patologie molto gravi come i glioblastomi, ovviamente al momento non si parla assolutamente di guarigioni, cioè siamo ancora abbastanza lontani da questo, però è fondamentale comunque comprendere la modulazione dei vari meccanismi molecolari, appunto, che possono essere attivati dai cannabinoidi, perché si possono estrapolare dati poi che possono essere utili per un trattamento in futuro, cioè, quindi è da parlare come diceva il dottor Venturella, parlare di cure, cioè, no, siamo ancora abbastanza lontani. E a mio avviso, appunto, è la comprensione, cioè, quindi prendendo sia dati preclinici e dati clinici per ottimizzarne l'utilizzo, per comprendere un utilizzo migliore. Quindi questo al momento è lo scopo. Ok, e invece per verificare la qualità del prodotto, quali controlli vengono eseguiti? Ed inoltre è possibile che vi siano residui dei pesticidi? No, no, perché non vengono utilizzati pesticidi nella cannabis terapeutica, vengono prodotte con un protocollo ben preciso che è presente sempre in quel DM ministeriale del 9 novembre della Lorenzin, cioè chi produce cannabis deve seguire pedissequosamente tutto il protocollo operativo. E per quanto riguarda le analisi, sono analisi quali quantitative, ovvero sono analisi in cui viene detto cosa c'è e quanto ce n'è, e vengono effettuate secondo legge, sempre il famoso DM che ci dice tutto, leggetevelo, sono analizzate con HPLC, con detector di massa. In Sicilia c'era solo il CQRQ, che è il centro qualità regionale dell'assessorato, che fa capo a Villa Sofia, quindi noi ogni campione prendiamo, guardate, ce l'ho qui, tra l'altro, è un Eckerdorf, non so se lo vedete, con il numero della preparazione, cosa c'è dentro e la metodica estrattiva. Dopodiché facciamo un foglio, un protocollo, in cui scriviamo tutti i vari campioncini che andiamo facendo, lo andiamo a consegnare al CQR, loro lo analizzano e poi ci danno il certificato di analisi che noi mandiamo al paziente. Semplice, semplice. Va bene, grazie mille. Allora, invece abbiamo Il risultato ce lo danno qualitativamente in milligrammi su ml, anche perché l'olio ci dà in gocce, e quindi un ml è circa 27 gocce, quindi il medico facilmente si fa una divisione e capisce quante gocce darne, quindi quanto THC o CBD sta assumendo il paziente. Ok. Invece, una domanda per il dottor Nocerino. All'estero c'è lo stesso disinteresse per gli studi della cannabis, oppure ci sono tanti progetti di ricerca? Se sì, su cosa vertono tendenzialmente? Ha il microfono staccato. Ecco, esatto. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo quello che so, la Spagna in Europa è un paese molto all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca nella cannabis. Però devo dire che comunque l'interesse nello studio della cannabis a livello preclinico, cioè l'ho trovato sia in Grecia, sia in Germania e comunque anche in Italia, so che ci sono molti gruppi che lavorano sulla cannabis. A livello, diciamo, internazionale e a livello clinico dipende fondamentalmente molto anche dalla legislazione del paese stesso. Quindi in alcuni paesi è molto più facile... In altri paesi è completamente bandita, quindi dipende molto anche da questo. Però diciamo che l'interesse internazionale della ricerca preclinica è più o meno omogeneo ovunque, cioè non ho trovato differenze.
Ok. Ah, scusi, per quanto riguarda le patologie, non rispondo. Le patologie principali no, sono quelle comunque su cui abbiamo parlato, quindi epilessia, ci sono molti studi sull'epilessia, sull'autismo anche, sono molti studi in particolare in Spagna, e poi anche sui gliomi, cioè, ho trovato molti gruppi sia in Germania, in Spagna, in Israele, che lavorano appunto sulla cannabis, sui gliomi. Ok, so che ci sono degli studi della overespressione dei recettori CB1 e CB2 in altre patologie, come per esempio la sclerosi multipla, per poi testare comunque la cannabis anche lì, anche su queste patologie? Questi ragazzi sono molto interessati. Sì, Sì. ed infatti diciamo su questa domanda non sono molto preparato, però so che comunque la viene utilizzata anche, cioè, è studiata anche per quanto riguarda la sclerosi multipla. Non so precisamente gli studi che sono stati fatti o che stanno facendo, però so che viene utilizzata. Va bene. Ok, niente, quindi abbiamo finito comunque con le domande, quindi vi ringrazio tantissimo e ripasso la parola a Sabrina. Eccomi, ok. Sono molto, molto, molto felice di questo evento, di come è andata e come si è concluso. Comunque sono state domande anche abbastanza mirate. Ringrazio nuovamente tutti i relatori, anche il dottor Minacori che al momento non vedo qui connesso. Ok, Era il religioso ascolto. sì, volevo ringraziarla. Ringrazio davvero tutti, grazie per la vostra disponibilità. Ringrazio chi ci ha seguiti. Adesso chiuderemo il forum delle risposte per poi appunto rilasciare gli attestati. Ringrazio personalmente la mia presidente Giulia Matranga e le ragazze della mia commissione che sono appunto Emanuela Vitale, Emanuela Musacchia, Martina Scarnà, Carola Giordano e Giulia Bellia. Sono sicura che comunque l'associazione di AISFA continuerà comunque a sottolineare l'importanza, ecco, di questo aspetto, magari anche nuovamente con la dottoressa Modeo, perché capiamo comunque i tempi diciamo che dobbiamo dare, sono sicuramente ristretti, ma comunque dobbiamo un attimo dare un inizio e una fine all'evento, come è giusto che sia. E niente, vi auguro buona serata. Quindi grazie a tutti. Grazie, Alla grazie a prossima. tutti, grazie a tutti. Grazie. Grazie, buona serata. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.